Grazie, grazie, lo faccio volentieri, ringrazio anche dell'invito, di questa opportunità che viene data per rappresentare anche con poche parole il rapporto tra la città e il mondo così vasto e qualificato dell'alta formazione e della ricerca. Questi appuntamenti, almeno nell'esperienza degli ultimi anni, degli anni in cui io sono stato sindaco, hanno via via preso corpo, ecco, e si sono radicati a Pisa, anche con un protagonismo creativo di diverse forze, in particolare vedo di forze giovani, che è un segnale importante. Innanzitutto, credo sia un segnale importante per voi perché la consapevolezza della offerta che si rappresenta a Pisa in termini di ricerca e di alta formazione non è mai troppa e direi non è sufficiente ancora per essere rappresentata come dobbiamo rappresentarla come un elemento che connota non soltanto l'identità di una città e di un territorio, ma che è anche la principale speranza di crescita di una realtà che ha particolarissime qualità, e una intensità di presenza che, ci mette ai primissimi posti in Europa. E anche per dare, la possibilità di immaginare uno sviluppo di tipo nuovo, di cui fanno parte integrante con un loro ruolo specifico le attività di ricerca e di formazione. Ecco, credo che, tutti abbiamo un po' superato la visione meccanicistica per cui necessariamente ciò che si studia o si realizza nella ricerca debba avere immediatamente una ricaduta territoriale. Il discorso è un po' diverso e più maturo. Noi abbiamo anche notevoli ricadute di carattere territoriale, ma soprattutto sono quelle fuori, diciamo, dalle grandi istituzioni, sono quelle legate alla capacità di fare imprese partendo dalla dotazione di intelligenze, di formazione che abbiamo e anche dalle esperienze di ricerca. Quindi oggi siamo più maturi anche nell'immaginare qual è l'equilibrio, diciamo, che si deve dare in prospettiva e per dare un equilibrio dinamico di crescita serve la qualità. Quindi serve la qualità degli studi, serve la qualità della ricerca, serve, ora la parola è abusata da noi, l'eccellenza, la capacità selettiva, l'apertura internazionale, l'apertura in generale, e quindi una disponibilità al confronto che è la cifra che ha costituito nel tempo, nella storia, questa particolarissima realtà che è Pisa. Quindi, per aiutare questo contesto speciale, la nostra comunità deve organizzarsi meglio, rafforzare tutti quegli strumenti che danno capacità di relazioni internazionali. Naturalmente, la forza internazionale, la visibilità, le relazioni sono date da quello che si fa nelle istituzioni della formazione e della ricerca, ma una città che abbia di suo anche delle dotazioni, penso all'aeroporto, no? La capacità di essere facilmente accessibili, alla ramificazione e relazioni che può dare. Ormai sono 80 le destinazioni, in gran parte low cost, no? Abbiamo anche da questo punto di vista un vantaggio competitivo assolutamente non trascurabile anche per i processi di internazionalizzazione della nostra università, che valgono per gli studenti come valgono poi per diciamo, i livelli superiori. E anche l'organizzazione della città è importante.
il poter vivere bene a Pisa, e poter essere una città ospitale, diciamo, con un ambiente che si valorizza, che si mantiene, con una cura dei suoi beni storici, una città fatta di visitatori diversi, visitatori perché si viene a vivere bene a Pisa, magari a fare vacanze di salute, oppure a vedere i nostri monumenti. È una dotazione che si sta riscoprendo, si sta riproponendo, e si viene a visitatori anche perché si deve trascorrere un periodo di studio, fare ricerca, come pure oggi avviene, no? Non è un caso che l'università, la scuola normale, istituzioni importanti siano impegnate a realizzare nuove foresterie, anche un'offerta propria di accoglienza. Io la metto dentro a uno sforzo per migliorare l'accoglienza complessiva della città. Quindi condizioni anche semplicemente materiali, di contesto materiale di organizzazione della città. E poi, nel caso nostro, dobbiamo lavorare insieme a valorizzare tutto ciò che possa indurre passione per le scienze, passione per la ricerca. Credo che anche qui abbiamo costruito insieme delle prospettive nuove. Stiamo lavorando con il rettore alla realizzazione della cittadella della scienza ai vecchi macelli, la cittadella galileana. Vorremmo fare una cosa che ha un contenuto forte, attraente, che diventi anche il nodo di una rete, che non, diciamo, di una rete che è fatta anche della possibilità di dimostrare altri poli che sono nella città, anche qui nella Marzotto, il polo Fibonacci, penso all'INFN e alle sue, diciamo, alla straordinaria visibilità, al ruolo che l'Istituto ha avuto nei principali esperimenti internazionali sulla fisica delle alte energie. Penso ad altre proiezioni che non sto a dire, no? Però noi abbiamo la possibilità di creare un'offerta nuova per visitatori che vengano, io spero giovani, ragazzi, che vengano e siano portati sulla strada dell'attenzione, della curiosità, ciò contribuisca anche a dare un buon esempio per colmare i dislivelli che penalizzano il nostro paese. Non sto a dire, diciamo, di tutto il resto che penalizza il nostro paese, lo sappiamo. Avere più consapevolezza del ruolo sociale significa anche essere meglio attrezzati per la difesa quando c'è da difendere, ma anche per l'innovazione e per il rilancio, come si dovrebbe fare. Del resto, Pisa esprime una sua classe dirigente differenziata. Non vale, capite a cosa mi posso riferire proprio oggi, in questi giorni, in queste settimane. Ciò che accade non è casuale. Ciò che accade è anche il frutto di una tradizione solida e non di una tradizione spenta, di una tradizione dinamica. Noi dobbiamo, fuori da ogni provincialismo o localismo, saper mettere a frutto anche questo particolare momento e questo incrocio che ci trova protagonisti in un momento molto difficile per il nostro paese. Quindi la città deve essere anche più consapevole del ruolo che può svolgere su questo versante decisivo per il futuro. Io penso che, insomma, anche le collaborazioni che abbiamo creato, ormai io ne conto decine, ecco, magari a volte sono settoriali, sono parziali, quindi non si vedono, ma quando si vede l'insieme sono collaborazioni davvero importanti, a parte quelle a cui ho fatto riferimento. Ho anche l'idea di organizzare le presenze, che sono piuttosto disperse per la storia urbana della città, delle università, dei centri di ricerca,
per poli, con servizi adeguati, migliorati, con una migliore razionalità, è qualcosa su cui abbiamo iniziato un lavoro che prima non si era fatto, non si era impostato. Quindi credo che possiamo maturare una consapevolezza nuova, diversa e anche insieme maturare delle proposte di cambiamento, ecco. Capaci anche di portare su questo versante risorse aggiuntive, su progetti, perché altrimenti con le forze della città non ce la faremmo. Ciò che noi rappresentiamo, il patrimonio che abbiamo, è molto superiore alla dimensione della città e un po' anche alle forze della città presa da sola. Quindi noi dobbiamo saper rappresentare per progetti questo patrimonio in un percorso di innovazione e portare anche per l'organizzazione della nostra offerta risorse aggiuntive che ci aiutino a fare un rilancio. Ecco, questa, diciamo, l'ispirazione che mi dà, che mi danno le giornate di cui voi sarete protagonisti, che avete organizzato. Sono contento di vedere che con noi ci sono anche alcuni testimonial d'eccellenza che danno anche il senso, come dire, di come si possa dialogare con la società cercando anche uno sforzo creativo per uscire dalla cerchia degli esperti e per proporre anche in modo nuovo le esperienze innovative, perché questo va fatto, perché non possiamo ritenerci soddisfatti di come siamo riusciti a proporre le emergenze o le eccellenze, le innovazioni di cui siamo portatori esemplari. E quindi questo è l'augurio che vi faccio, che siano 2 giornate piene. Certamente saranno 2 giornate molto importanti per la nostra città. Grazie. Grazie a Marco Filippeschi per le parole che ci ha voluto indirizzare. Andrea Pironio. Sì, volentieri, grazie. Grazie di questo invito, di questa opportunità. Un saluto caloroso a tutti i presenti. Io credo che questa seconda edizione degli Open Day, che conferma ed anzi sviluppa il successo che già la prima edizione ha avuto, sia il segnale più concreto della qualità, della vivacità e del livello che la ricerca esprime a Pisa, in un territorio che è una felice eccezione in qualche modo anche rispetto ai dati che ci descrivono un paese invece nel suo complesso, l'Italia, che viene definito dai rapporti europei un paese ad innovazione moderata. E credo che questo sia quasi un eufemismo, perché come sappiamo molte classifiche a livello mondiale vedono l'Italia invece come un paese che investe poco, troppo poco in ricerca ed innovazione, proprio nella fase storica, nel momento nei quali tutti parlano invece della ricerca e dell'innovazione come il motore di un nuovo sviluppo, di una nuova ripresa a livello economico e non solo. Noi auspichiamo che in questo momento si mettano anche i presupposti a livello politico e di scelte e di politiche perché appunto l'innovazione e la ricerca possano effettivamente avere il ruolo che spetta. Perché la ricerca e l'innovazione sono i presupposti, la cifra con i quali costruire un futuro, dare un futuro a questo paese, anche perché l'ambito della ricerca è un ambito in gran parte affidato anche ai giovani, alle giovani intelligenze e ce n'è bisogno in maniera particolare. Io credo che invertire questa tendenza, che vede appunto il paese indietro rispetto agli investimenti, ripeto, con Pisa che ha invece dati
e vanno in controtendenza da tempo e quindi ci rende felici, ci rende anche orgogliosi, significa, come dire, dare effettivamente una svolta che è legata anche a un altro elemento, anch'esso abbastanza preoccupante. Oggi un quotidiano nazionale riferiva appunto di un sondaggio, di una ricerca in virtù della quale in Italia i cittadini italiani dimostrano un crescente scetticismo rispetto all'Europa come opportunità, l'Europa come contesto al quale affidare anche le prospettive di crescita e di sviluppo. E credo che questi due elementi, la ricerca e l'innovazione nell'Europa, vadano invece di pari passo, anche perché le risorse per gli investimenti in ricerca e innovazione oggi arrivano in maniera consistente, soprattutto dall'Europa. Quindi invertire anche qui la tendenza di uno scetticismo che vede e legge l'Europa più come un peso, più come un limite che non come una opportunità, io credo che sia l'elemento che aiuta anche a rafforzare l'attenzione sui temi dell'innovazione e della ricerca. E su questo a Pisa si sono costruiti i presupposti importanti e significativi. Ho visto anche di una iniziativa in corso, proprio promossa dall'università, un'iniziativa che vuol mettere in relazione stretta i dottorandi, coloro che si perfezionano nei propri ambiti di studio e di ricerca con il mondo delle imprese. Ecco, credo che sia anche questo un elemento che dobbiamo insieme rafforzare e sviluppare. Anche qua il nostro territorio ha una vocazione, ha avuto intuizioni anche in momenti non sospetti. La provincia di Pisa è un territorio nel quale si sono realizzate anche infrastrutture, realtà dedicate proprio anche alla valorizzazione della ricerca e al trasferimento tecnologico della ricerca al mondo delle imprese, perché questo deve essere una concatenazione decisiva, è una concatenazione strategica, sebbene la ricerca abbia un valore di per sé. Questo si è reso possibile grazie anche alla disponibilità dell'università, dell'Ateneo, dell'Università di Pisa, ma anche delle altre scuole di alta formazione che hanno creduto ed investito, facendo nascere anche luoghi di qualità, di valore, poli tecnologici, poli dell'innovazione, realtà che lavorano anche in stretta correlazione con i nostri comparti produttivi più tradizionali, ma che manifestano ancora dinamismo e capacità di intraprendenza, capacità anche di collocarsi e di guardare ai mercati internazionali. Ecco, quindi la filiera della ricerca che si salda al mondo delle imprese, al mondo produttivo, è un bene che noi abbiamo iniziato a costruire in maniera solida nel nostro ambito pisano, ma anche la Toscana è una realtà di valore, perché insomma si sta ragionando sempre più anche qui in un'ottica di rete, superando anche quei particolarismi che talvolta non aiutano a sviluppare le potenzialità anche di queste realtà, di questi soggetti, siano essi poli tecnologici, poli dell'innovazione, laboratori e quant'altro. Ecco, su questo noi, parlo anche a nome della provincia, finché ci sarà dato modo di lavorare su questi temi, vogliamo essere un soggetto attivo, propulsore, facilitatore di questi percorsi e di queste prospettive, perché qua si costruiscono effettivamente gli elementi strategici del cambio di passo e di una nuova prospettiva di crescita e di sviluppo che inglobi una occupazione sempre
di più alta qualità il sapere e favorisca anche la nascita di imprese che sono, che scaturiscono direttamente anche dagli ambienti universitari, il tema delle start-up, degli incubatori, insomma, tutta questa roba costituisce una, come dire, una chiave di volta decisiva, ecco, e noi abbiamo in qualche modo da mettere in campo esperienze già consolidate che vanno rafforzate, vanno sviluppate, vanno sostenute anche attraverso gli investimenti e l'attenzione che meritano. Quindi io credo che la ricerca sia l'ambito che più naturalmente si sposa anche con l'epoca che stiamo vivendo, che è quella della globalizzazione, perché io credo che al sapere, alla ricerca non si possano mettere confini, per cui la ricerca è di per sé un luogo di incontro, di dialogo, di contaminazione fra persone che operano in ambienti, in paesi ed in continenti diversi. Certo, l'Italia in questi ultimi anni ha una propensione ad esportare i propri cervelli all'estero, no? Il tema della fuga dei cervelli è un tema molto gettonato anche nel dibattito politico. Noi dobbiamo avere la capacità, e a Pisa questa si è realizzata in maniera concreta, anche di, come dire, di attrarre intelligenze, di attrarre saperi, di attrarre investimenti. E credo che un altro merito degli Open Days possa essere quello di favorire anche una divulgazione, no? Una divulgazione della cultura scientifica, perché anche questo è importante soprattutto per seminare, vorrei dire, vocazioni anche nei giovani, nei più giovani che si avviano a scegliere i propri percorsi anche futuri di formazione superiore o di specializzazione. Ecco, la cultura scientifica è anch'essa un valore aggiunto che noi dobbiamo accompagnare, sviluppare e rafforzare. Tutto serve, ripeto, a costruire dei percorsi che servano anche ai più giovani a realizzare un futuro professionale, ma anche percorsi di vita meno precari e meno complessi di quelli che oggi si prefigurano. Quindi anche per questo credo che gli Open Days possano dare un contributo concreto, tangibile a quello che la ricerca può offrire in tutti gli ambiti della nostra vita, oltre che ovviamente anche negli ambiti più prettamente legati alla produzione, all'industria e alle attività economiche. Grazie e buon lavoro. Grazie. Grazie ad Andrea Pironi, darò la parola a Lorenzo Bacci. Sì, grazie. Beh, anzitutto voglio riprendere una cosa che è stata detta prima, la vicepresidente non è potuto venire oggi per impegni istituzionali, se ne rammarica e mi ha pregato di porgere le sue scuse per il fatto di non essere presente. E non sono soltanto scuse rituali. Effettivamente, almeno questo tema della diffusione dei risultati della ricerca e della conoscenza è uno dei temi che appassiona la vicepresidente. Assieme alle scuse del vicepresidente, devo presentare il mio personale per essere arrivato in colpevolissimo ritardo. Quindi, scusate ancora che abbiamo cominciato con ritardo. Quindi, cercherò di contenere il mio breve saluto in pochi punti, anche per recuperare un po' di tempo. In particolare mi vorrei concentrare su una delle cose che ha detto Pieroni, anzi, vale a dire la funzione degli Open Day di diffusione e trasferimento della conoscenza che viene creata all'interno dell'università. L'iniziativa degli Open Day, a mio modo di vedere, affronta un tema che è fondamentale, che è quello della divulgazione, e che a mio avviso adesso dovrebbe essere al centro del dibattito pubblico, per molte ragioni.
È un'attività sicuramente difficile, questo perché dietro la ricerca ci sono spesso temi da comunicare che hanno una difficoltà intrinseca, ci sono concetti complessi. Dall'altro, ogni scienziato appartiene a una comunità epistemica propria e quindi deve affrontare una barriera linguistica nello spiegare quello che ha fatto nel suo progetto di ricerca. Di conseguenza è chiaramente un'attività difficile da portare avanti, ma che deve essere perseguita comunque. Prima di tutto perché nel quadro attuale di forti restrizioni che vivono le famiglie, abbiamo una pressione fiscale in crescita, abbiamo un reddito disponibile delle famiglie che è in forte declino, abbiamo una crescente disoccupazione e si richiede uno sforzo continuo, occorre anche spiegare perché finanziare la ricerca. Questo è un elemento centrale, altrimenti se, come dire, a livello di governo questo può essere facilmente percepibile, a livello dell'Accademia ancora di più, a livello del privato cittadino, dell'uomo della strada, non è necessariamente detto che l'importanza della ricerca sia così chiaramente percepita. E questo anche per un'altra ragione, e qui torno a argomenti che sono già stati trattati. La nuova conoscenza che si genera all'interno dell'università, i risultati dei progetti di ricerca più d'avanguardia non necessariamente si trasformano in applicazioni capaci di produrre occupazione, reddito. Naturalmente questo non deve avvenire per forza qui in Toscana, può avvenire anche altrove. L'importante è che questo accada. Ma perché la nuova conoscenza si trasformi in nuove applicazioni, in innovazione, occorre che esca dal recinto all'interno del quale è stata generata e quindi entri in contatto con mondi di esperienza diversi, che naturalmente hanno anche linguaggi diversi. E quindi di volta in volta occorre trovare il modo giusto per interloquire. Solo in questo modo, trasferendo questa conoscenza e naturalmente non solo la nuova conoscenza, talvolta anche conoscenze già esistenti che trovano un'applicazione nuova in certi ambiti produttivi, può permettere un progresso economico di questo paese. Quindi, a mio avviso, tutte le iniziative che sono volte a svolgere attività di animazione tecnologica, come anche di percepire quali sono i fabbisogni del sistema delle imprese come delle pubbliche amministrazioni in termini di tecnologia e nuovi saperi, sono importanti. Come importanti sono iniziative come queste che tendono a diffondere sul territorio, ovviamente, i risultati della ricerca che sono portati avanti all'interno dell'università. Questo è a maggior ragione importante farlo oggi, perché la tentazione che tipicamente si ha in un ciclo economico decrescente è di tagliare le spese per la ricerca. Dimostrare oggi ed ora quanto importante sia è rilevantissimo e questo non conta soltanto all'interno del circuito dell'Accademia o degli studiosi di scienze sociali più avveduti, ma conta soprattutto nei confronti della cittadinanza e di chi rispecchia poi i desiderati di questa cittadinanza, ovvero la politica. Regione Toscana, da questo punto di vista, per quanto riguarda il supporto offerto a ricerca e innovazione, si è speso molto negli anni passati e continua a farlo tutt'oggi. Naturalmente il finanziamento della ricerca fondamentale non è all'interno dei compiti principali delle regioni, anzi diciamo è una missione prevalentemente nazionale o sovranazionale. Tuttavia una regione può realizzare e realizza, la Regione Toscana realizza, una molteplicità di attività a supporto di ricerca e innovazione. Non vi voglio tediare a lungo facendovi l'elenco di tutte le cose belle che la Regione Toscana ha fatto in questi anni. Vi racconto soltanto un piccolo aneddoto. La legge regionale 20 del 2009, che è la legge in materia di ricerca adottata dalla Regione Toscana, prevede che ogni anno la Giunta presenti al Consiglio una relazione nella quale fa, diciamo, una lista, fa un monitoraggio di tutte le azioni che sono state intraprese a supporto di ricerca e innovazione. Bene, una delle prime relazioni è stata realizzata l'anno scorso e ci ha proposto, anche perché era il consolidato di tutte le azioni fatte dal 2007 ad oggi, un quadro estremamente ampio, non tanto
come risorse finanziarie messe in gioco, il bilancio della regione è tutto sommato poca cosa, ma per ampiezza di interventi fatti, ampiezza del ventaglio degli interventi, intervengono su ricerca e innovazione tantissimi settori della regione medesima. Tant'è che anche all'interno delle nostre strutture non c'è una completa condivisione di quello che viene realizzato. Quindi, se anche chi fa azioni di supporto alla ricerca non conosce, ovviamente il singolo settore che ha curato un certo bando conoscerà i risultati dei progetti di ricerca che sono stati realizzati a seguito di quel bando, ma non è necessario che i colleghi di un settore contiguo in cui quei risultati potrebbero avere applicazione ne siano a conoscenza. Ecco, questo, a mio modo di vedere, sottolinea l'importante sforzo che deve essere fatto di comunicazione dei risultati della ricerca, che forse con, diciamo, le metodologie tradizionali che passano per convegni e pubblicazioni scientifiche non sono sufficienti. Grazie. Grazie al dottor Bacci, volevo trasmettere le scuse del sindaco Filippeschi perché aveva un impegno per i pochi non pisani presenti qui. Volevo ricordare che siamo in campagna elettorale, quindi comprendiamo anche le esigenze della politica. Bene, siamo qui a raccontarvi cosa sarà, a provare a raccontarvi cosa saranno queste due giornate per come le abbiamo concepite. Sugli obiettivi mi piace ricordare che quando lo scorso anno abbiamo varato questa iniziativa abbiamo, che non so se hanno anche in altri Atenei, non è una cosa originalissima, insomma, lo spirito che abbiamo messo dentro questa iniziativa andava nella direzione di aprire i nostri laboratori alla cittadinanza, in una parola, ma l'obiettivo era ed è quello di raccontare attraverso il contatto diretto con i protagonisti, anche quello di raccontare l'impegno, la curiosità intellettuale, la passione che sta dietro ad ogni progetto di ricerca. Naturalmente poi queste giornate mirano anche e soprattutto a valorizzare una vocazione peculiare del nostro Ateneo, quello per la ricerca, no? Fa parte della nostra tradizione e la rilanciamo continuamente attraverso il conseguimento di risultati prestigiosi. L'ultimo è arrivato proprio questa mattina, è stato pubblicato il QS World University Ranking, che è una delle più autorevoli società del settore e che pone ben 12 aree disciplinari dell'Ateneo su circa 25 tra le prime 200 al mondo e miglioriamo anche rispetto all'anno passato un risultato che era già lusinghiero, sembra le prime 200, insomma, sembra un dato non così buono. E vi assicuro che non considerando questi ranking solo le università generaliste, il risultato è buono, molto buono e conferma poi le posizioni d'eccellenza che ci attribuisce l'ARVO di Shanghai, che ci considera addirittura la prima università in Italia, assieme alla Sapienza di Roma, e intorno al 100° posto a livello internazionale, e l'ARVO di Shanghai si concentra in particolare sulla ricerca. Questo Open Day risponde anche ad un'altra esigenza, è stata evocata dal sindaco poc'anzi, dal presidente della provincia, la necessità di consolidare il dialogo con il territorio nella consapevolezza del ruolo sociale che queste istituzioni, l'università tra queste, deve svolgere sempre più anche in una congiuntura così sfavorevole. Il sistema universitario si candida ad essere protagonista del cambiamento. Siamo consapevoli e convinti di poter svolgere questo ruolo. Però per far questo abbiamo bisogno anche di far conoscere a fondo la nostra realtà, alimentando il confronto produttivo, costruttivo con le altre istituzioni, enti del territorio. E in questo senso, da questo punto di vista, iniziative come quella odierna possono essere un'occasione preziosa e saranno un appuntamento stabile nella nostra agenda di impegni annuali.
eccellenza della ricerca, non è casuale, può essere casuale, si connota, ha per base il lavoro quotidiano che viene svolto da tante persone, nei laboratori, nelle biblioteche, nelle aule, il lavoro quotidiano. E vogliamo l'altro obiettivo, un altro obiettivo, rappresentare questa realtà che è complessa, che è articolata, ma sicuramente non è astratta, non si astrae dalla società, non si vuole astrarre, perché ha un'influenza importante, larga, profonda su tutti. Gli stand che vedete fuori vogliono essere una rappresentazione anche di questo. Inoltre, ed è un altro obiettivo che vogliamo perseguire, il filo diretto, il contatto diretto con i nostri ricercatori può servire ad appassionare i ragazzi, i giovani, e aiutarli a comprendere meglio quello che sono le loro attitudini, consigliarli o guidarli indirettamente nella scelta dei loro percorsi di studio e quant'altro. Questo abbiamo voluto aprire questa iniziativa anche agli studenti degli ultimi anni delle scuole medie superiori. L'approccio divulgativo è conseguenza di questa impostazione, no? Lo veniva sottolineato dagli interventi che mi hanno preceduto, e anche questa è una caratteristica che vorrei sottolineare, no? Con contenuti sintetici e freschi, un approccio divulgativo, la possibilità di sperimentare, di toccare con mano, come stanno facendo, hanno fatto prima e faranno in questi giorni le persone che visiteranno i nostri stand, di toccare con mano i prodotti e gli strumenti della scienza, dico io. Nell'organizzazione un altro aspetto che ci ha guidato è stato quello di provare a contaminare un linguaggio che di per sé è specialistico, tipico dei convegni universitari a cui noi siamo più spesso abituati, aprendoci al confronto con mondi diversi, anche lontani. E qui abbiamo raccolto una proposta che è venuta dal direttore del settimanale L'Espresso, Bruno Manfellotto, e abbiamo voluto inserire in questa iniziativa un momento particolare che si svolgerà domani e che è chiamato I dialoghi dell'Espresso. Si tratta di un ciclo di 7-8 tappe, tra le quali Pisa è stata scelta, per affrontare proprio un tema che è quello della ricerca. Questo è che abbiamo scelto noi di affrontare, di candidarci ad essere, tra virgolette, protagonista in questo ciclo di dibattiti che hanno affrontato altri temi, l'economia, la politica in altre sedi universitarie. In rappresentanza del settimanale è oggi con noi Alessandro Giglioli, che non solo è una delle sue firme di punta, ma è responsabile della versione online ed è esperto dei nuovi strumenti di comunicazione, in quanto autore del blog Piovono Rane, che io confesso non conoscevo, ma mi dicono che è tra i più seguiti e premiati in Italia. Oggi su questo palco saliranno due scrittori, Francesco Carofiglio e Marco Malvaldi, che hanno raggiunto il successo venendo però da un percorso diverso, partendo da un curriculum universitario che sembrava, come a volte accade, condurli in altre direzioni. Il primo è un laureato in architettura e ha esperienza come attore, regista e autore teatrale. Anche Carofiglio ha un blog che si intitola Radio Pirata. Di Marco Malvaldi credo che sappiate tutto, è pisano, compreso anche il suo percorso formativo di chimico, da cui poi si è distaccato per scrivere le storie di Nonno Ampelio e degli altri protagonisti di questo barlume. Io non so se Malvaldi, che è qui con noi, ha anche lui un blog, quello che è certo, ecco, lo so, ce lo dirà lui, che però ha moltissimi sostenitori che curano un bel sito di fan club. Il collegamento mediatico in questo settore ha registrato una vera e propria rivoluzione.
Con loro tre, con Giglioli, Carofiglio e Malvaldi, si interfacceranno, dialogheranno alcuni brillanti ricercatori della nostra università e saranno coordinati da Marco Guidi, che è prorettore alla comunicazione, e ci racconteranno i loro percorsi biografici tra studio, lavoro, vita. Alla fine ci sarà un colloquio che Paolo Ferragina, che è prorettore per la ricerca applicata e per l'innovazione, intratterrà con Giorgio Einaudi. Giorgio Einaudi è un nostro laureato, ex docente di fisica. Nel corso della sua prestigiosa carriera ha ricoperto per tanti anni l'incarico di addetto scientifico all'ambasciata italiana di Washington e dal 2010 quello di senior advisor del Ministero dell'Ambiente. In questo caso la riflessione sul tema della ricerca si intreccerà con un tema importantissimo che sta molto a cuore all'Ateneo e che stiamo cercando di potenziare, che è il tema dell'internazionalizzazione. Stiamo investendo molto perché siamo convinti, siamo consapevoli che questo elemento contribuirà in maniera decisiva a definire il futuro della nostra istituzione, la sua capacità di mantenere e possibilmente di accrescere la sua competitività al di fuori dei confini. Qualche parola rapidamente per illustrare la giornata di domani, che sarà coordinata dal prorettore alla ricerca, il professor Barale, durante la quale alcuni docenti dell'Ateneo presenteranno le loro ricerche, interagendo con un pubblico che mi auguro anche registri al proprio interno studenti, non solo gli studiosi, anche tanti cittadini. Nel pomeriggio, l'avevo già accennato, ci sarà l'atteso dibattito su ricerca scientifica, sviluppo economico e nuovi saperi. Questo è il titolo che abbiamo voluto dare con gli amici dell'Espresso. Vedrà la partecipazione di Bruno Manfellotto, il suo direttore, che coordinerà il dibattito, e lo ricordiamo con piacere perché è stato per qualche tempo direttore del Tirreno, del nostro quotidiano locale. Sarà accompagnato da Daniela Minerva, che è responsabile del settore scientifico del settimanale. Questo incontro è un po' il clou probabilmente della giornata, senza nulla voler togliere alle altre sessioni, perché vedrà protagonisti alcune delle figure più illustri e autorevoli del mondo scientifico italiano. L'astrofisica Margherita Hack, che interverrà in videoconferenza da Trieste, il fisico Giulio Tonelli, che è docente della nostra università e che è stato tra i principali artefici della scoperta del bosone di Higgs al CERN di Ginevra. E poi parteciperanno anche per Giorgio Odifreddi, matematico e tra i più apprezzati divulgatori scientifici nazionali, Renato Soru, con cui tra l'altro noi abbiamo imprenditore, Tiscali, abbiamo una collaborazione stretta e che porterà, come si dice, il suo punto di vista di imprenditore attento e impegnato sul fronte dell'innovazione. Chiudo con dei doverosi sentiti ringraziamenti ai presenti, agli ospiti che hanno accettato di intervenire a questa iniziativa, in particolare quelli presenti alla giornata odierna, Carofiglio, Einaudi, Giglioli e Malvaldi. Da ultimo, come rettore, devo dire che sono molto orgoglioso di quello che l'Ateneo riesce a realizzare su questi fronti. Quindi esprimo una grande soddisfazione per l'organizzazione di questo evento e per l'elevata qualità degli incontri e delle personalità che si succederanno qui. Questo mio ringraziamento è tanto più sentito perché quando parlo di condivisione, di partecipazione, di senso di appartenenza all'istituzione, sono temi che mi piace toccare spesso, ecco, mi riferisco proprio a questo, alla grande passione che docenti, personale tecnico-amministrativo mettono nella realizzazione di queste iniziative.
Barale e Ferragina sono stati i promotori e i coordinatori di questa iniziativa. Devo ringraziare la direzione ricerca e internazionalizzazione nelle persone della dottoressa Perini, della dottoressa Barchini e dei loro collaboratori e da ultimo l'ufficio stampa. È naturale che senza il lavoro, l'impegno appassionato di tutti loro questa giornata non sarebbe stata organizzata. Vi ringrazio di cuore. Bene, e adesso chiamo Marco Guidi qui sul palco a coordinare l'iniziativa e gli altri nostri ospiti. Probabilmente potrete prendere posto tutti e 8. Sì, allora per iniziare subito questa seconda parte chiamo sul palco intanto i nostri ospiti, Marco Malvaldi, eccolo, Francesco Carofiglio, Alessandro Giglioli. E poi a seguire i nostri ricercatori che assieme a loro animeranno questa tavola rotonda. Potete mettervi credo dove vuoi, tanto vi presenterò uno per uno. Giuseppe Iannaccone, Mauro Ferrari, Arianna Tavanti, Sara Biagini, Ugo Farraguna e Vincenzo Ferrari. Credo che siano tutti. Ecco. Vediamo se riuscite a trovare, spero ci sia posto per tutti, io sto in piedi quindi non vi preoccupate. Siete tutti a posto? Sì. Bene, iniziamo questa specie, questa diciamo tavola rotonda, questo incontro, o lo vogliamo chiamare salotto o come volete, in cui appunto cercheremo di mettere insieme tante cose e tanti temi. I percorsi di ricerca, i percorsi della le forme della comunicazione, della ricerca e della comunicazione scientifica e anche il rapporto tra la letteratura e la ricerca. E quindi proprio a questo proposito credo possiamo iniziare con i nostri ospiti. Io direi la prima domanda la farei al nostro narratore pisano che è Marco Malvaldi. Perché? Perché chiunque abbia letto immagino tutti con il piacere con cui l'ho letto io, i suoi gialli e gli altri suoi scritti, sa che appunto già il rettore nominava il famoso barlume della tetralogia, mi pare se ben ricordo, di gialli ambientati in questa località che si chiama Pineto, che tutti noi diciamo che abitiamo a Pisa possiamo immaginare che cosa sia, ma lasciamo agli altri l'ambiguità della cosa. Ecco, in questa località a Pineto c'è questo il barlume, il gestore di questo bar in realtà è un personaggio che è stato anche precario universitario, appunto, no? Ricercatore, continua ad avere contatti con i suoi colleghi, li va a trovare, eccetera, eccetera, si fa aiutare nelle sue indagini. Ecco, noi tutti immaginiamo che in questo barista del barlume Marco Malvaldi in qualche modo abbia costruito un suo alter ego, sì e no, insomma, no? Ecco, ci interessa proprio quindi chiedere a lui questo rapporto, ecco, che c'è tra la sua scrittura e la sua attività di scrittore e questo presente, passato e futuro anche di ricercatore. Sul Tirreno Marco Malvaldi domenica ha scritto: quando smetterò di scrivere torno a fare ricercatore, e ci piacerebbe sapere quindi perché fa le due cose o vuol fare le due cose. Ci sono i bottoncini qua dietro. Ho iniziato subito dando una fantastica prova di incompetenza. Salve a tutti. No, allora, il fatto è questo, che diciamo, Massimo non è esattamente il mio alter ego, come tutti gli scrittori io scrivo dei miei insuccessi trasformandoli in successi, quindi
Alla fine Massimo è una persona che ha avuto il coraggio di fare quello che io non ho avuto il coraggio di fare mai, cioè prendere e mandare a quel paese il posto di ricerca, diciamo, di dottorando di ricerca che stavo in quel momento occupando e andare a fare qualcos'altro. Poi la vita diciamo, si è vendicata in modo molto benevolo e mi ha comunque portato a abbandonare l'attività di ricerca nel momento invece in cui questa mi stava dando grandi, grandi soddisfazioni, cioè in un periodo successivo. Il fatto è questo, che diciamo, come tutte le attività, ma in modo molto particolare, in un modo che non si può descrivere se uno non la fa, la ricerca è fatta di una continua frustrazione in cui, nelle cui giornate ci sono ogni tanto dei dolcissimi chicchi di uvetta che sono le soddisfazioni, quando ci sono, chiaramente. E nel periodo in cui ho scritto il primo romanzo del Barlume, ecco, di uvetta e canditi ce n'era praticamente nessuno. Quindi era, diciamo, il mio un modo di sfogarmi, però devo dire che Massimo ha fatto una cosa che farebbe veramente un ricercatore, cioè ha provato una cosa nuova, ha avuto il coraggio di provare una cosa nuova e di usare le proprie competenze in un modo che non era, diciamo così, che non stava scritto in nessun libro. Una delle, diciamo, delle caratteristiche della persona che fa veramente ricerca, che vuole fare veramente ricerca, è quella di, diciamo, di non aver paura di contraddire i sacri testi, di non aver paura di muoversi su territori che potrebbero portare tutti i suoi colleghi a dargli del pazzo. È un qualcosa che accomuna le persone che veramente hanno... che veramente fanno ricerca con lo spirito giusto. A me colpisce molto questa, ha sempre colpito molto una storia, che è la storia probabilmente che qualcuno qui conoscerà, di come è stata scoperta la polymerase chain reaction da un personaggio piuttosto strano di nome Kerry Mullis. Quando Kerry Mullis ha avuto l'idea per la PCR, per la polymerase chain reaction, gli sembrava una cosa talmente banale che ha passato qualche settimana in giro nel proprio laboratorio a chiedere ai propri colleghi perché questa cosa non funzionasse. Perché, diceva, era talmente convinto, l'idea era talmente stupida, che secondo lui valanghe di persone l'avevano provata e per qualche motivo non funzionava. Dopoché, per qualche settimana, chiunque gli aveva detto, ma non te lo saprei dire, però è una cosa talmente banale che qualcuno la deve aver provata e non funziona, ci ha provato lui. La prima volta non ha funzionato, la seconda sì, e da lì abbiamo la possibilità di replicare il DNA a nostro piacimento, con la piacevole conseguenza che possiamo guardare CSI e tutte le altre serie investigative basate sul DNA che ammorbano le nostre serate televisive. Quindi questo è più o meno la partenza. Ecco, questo appunto ci fa capire che ci introduce già un tema che probabilmente dopo sarà discusso anche dagli altri colleghi, cioè quello dei piaceri e dispiaceri della ricerca e anche del desiderio forse di fare altro che molti ricercatori nutrono durante la loro attività. Ecco, Francesco Carofiglio, il percorso di Francesco Carofiglio è diverso, viene da una famiglia di scrittori, lui stesso è diventato scrittore, ma è diventato scrittore tra altre, non so, almeno una, come direbbero gli inglesi, una handful di cose, perché ha fatto l'attore, fa il disegnatore, l'illustratore, l'autore teatrale e anche una professione che deriva dalla sua laurea universitaria in architettura e quindi dai suoi studi di nuovo, e che è una professione che è di scienza applicata in tanti sensi, no? Quindi ecco, anche in questo caso la combinazione, lui ha voluto continuare a fare anche questa attività, no? Nonostante anche il successo letterario, quindi la combinazione di questi due aspetti di nuovo anche in questo caso la ritroviamo in qualche modo. Ecco,
su. Perché io mostro una perizia tecnologica che evidentemente mi decontestualizza immediatamente in questo spazio. Intanto buonasera a tutti. Beh, intanto io volevo ringraziarvi per questo invito, perché io arrivo questa mattina a Pisa con un aereo Ryanair, che normalmente non frequento, diciamo, come compagnia, e con 15 minuti di anticipo. E applauso. E mi sarei aspettato un applauso, insomma, cioè, con 15 minuti di anticipo, quindi il bagaglio mi arriva subito dal nastro trasportatore e comincio a pensare che c'è qualche cosa che non funziona. E arrivato, c'è una persona cortesissima che mi porta in giro per la città e mi mostra una città in cui vedo molti ragazzi, campus universitari che sembrano venuti fuori da un altro pianeta, gente in movimento e idee in movimento. Ho un pranzo piacevolissimo che insieme mi incuriosisce, ma anche mi turba un po', perché scopro delle cose meravigliose sui rapporti tra la preistoria, i cibi e i neuroni, grazie al prorettore, Barale. Al professor Barale, che mi ha molto affascinato. E arrivo qui e comincio a guardare cose, guardo funghi buoni che mangiano funghi cattivi, al microscopio, robot, strane creature, organismi monocellulari, spero di non dire unicellulari o comunque come diavolo si dice, che sembrano usciti dal bar di Guerre Stellari, enormi e minacciosi, e poi annuso cose, annuso profumi, essenze, alcune meravigliose, alcune un po' meno, non ne riconosco neanche una tranne i feromoni del maiale. La qualcosa mi mette in conflittuale rapporto con la mia identità, insomma, voglio dire, anche con le mie frequentazioni, insomma. Quindi capite bene che io mi trovo adesso in una situazione di leggero spaesamento, perché mi trovo innanzi e accanto magari a cattedratici illustri e mi scatta anche una paura ancestrale di essere interrogato da un momento all'altro. Però questo non accadrà, perché io sarò abile, come ero allora, a fuggire al momento giusto. E quindi veniamo ad allora. Io ho sempre avuto la percezione, che per me non è stata mai negativa, di essere un abusivo. Cioè, io, è vero, mi capita di fare cose molto diverse, di averle iniziate a fare molto presto. Ho iniziato a disegnare che ero molto piccolo, prima di parlare. Credo, anche per quello che andremo a dire dopo, non so se ci stanno già buttando fuori, ma cerchiamo di strappare qualche altro minuto. Bene, questo tra l'altro, ecco, ci fa anche riflettere su altri aspetti. Nel caso di Francesco Carofiglio, tra l'altro, ecco, una cosa che mi ha colpito della tua vicenda è anche che poi hai fatto dei corsi di recitazione teatrale all'Università di Bari, quindi di nuovo hai lavorato con ragazzi, insomma, no? Sì, no, il tuo romanzo, anche Radio Freccia, è un romanzo di Radio ragazzi. Sì. In realtà io ho diretto per 3 anni la scuola del Teatro Universitario di Bari, scontrandomi frontalmente con l'ambiente accademico, va detto. Diciamolo. No, lo diciamo, perché gli ambienti accademici sono differenti da città a città, però mi piace dire questa cosa carina, insomma, nei confronti. Ma perché? Perché al di là degli scherzi, di quello che abbiamo detto, io mi sembra di aver visto oggi facce di persone che veramente amano quello che fanno. Poi magari vado via e si accoltellano, non lo so, ma insomma questo può anche accadere. Però io ho visto lo sguardo della tigre,
ho visto occhi che brillano, e questa è una cosa che non sempre ho visto in giro. Mi capita di andare in giro nelle università, nelle scuole, faccio dei corsi, lavoro spesso con i ragazzi, ma anche con i docenti per certe cose. E mi sembra un'esperienza dal punto di vista creativo molto formativa questa. Però non sempre il rapporto con l'ambiente accademico è propriamente cristallino, ecco. Bene, dicevo, con il romanzo Radio Pirata, no? Si parla di una radio, di ragazzi che fondano una radio controcorrente, anche in questo caso giovani con una loro passione che si inventano un percorso lavorativo. Quindi appunto di nuovo questa presenza, no, di una passione come quella che tu stesso hai ravvisato in tante altre persone. Ecco, nel venire qui poi ho fatto una domanda a caro figlio che per fortuna mi ha spiegato come stavano le cose. Mi aveva colpito una cosa che credevo accomunasse caro figlio e Malvaldi, e cioè diciamo l'aver scritto in qualche modo della propria terra, del proprio luogo, no? Anche un altro pubblico, l'aver comunicato, no? Malvaldi appunto ha scritto questo libro che è una storia di sono storie di Pisa, in qualche modo una passeggiata a Pisa. Credevo che caro figlio avesse scritto un libro sulla Puglia, invece è un omonimo. Diciamo. Però, sì, no, proprio delle guide turistiche della Puglia, del mio omonimo, che vende anche discretamente su internet sotto... Come dire, sotto caro figlio, per lui. Sono contento per lui, però voglio dire, questa è un'idea creativa, sono contento per lui, quindi è un modo per sviluppare la creatività. Beh. Ancora ci racconti invece il tuo rapporto con Pisa, che non è solo... lui l'ha vista oggi così, ecco, invece... Beh, il mio rapporto con Pisa è io sono un pisano un po' atipico, cioè sono un pisano che ha studiato a Livorno, cioè per quanto la cosa... Prima hai detto Firenze, la gente è mutolita, dico Livorno e la gente giustamente ride. Io ho fatto il conservatorio lì, quindi sono una delle poche persone che è riuscita quindi a tentare di ottenere qualcosa di culturale. Tra l'altro è una delle città dalle quali non si iscrivono guide turistiche perché diciamo ci sarebbero più pagine tra copertina e controcopertina che non nel contenuto del libro e quindi costerebbe molto poco. No, il mio rapporto con Pisa è un rapporto bellissimo da quando non ci vivo più. Io adesso vivo a Vecchiano, che è nello stesso paese di Antonio Tabucchi, mi sono trasferito lì appunto perché così posso meleggiare i giornalisti quando mi dicono «Ah, un paese da 5.000 persone, questa altissima concentrazione di scrittori». Sì. Che Tabucchi la gente non lo sa, ma era di Cagliari. E quindi ho scoperto quelli che sono i pregi di Pisa dopo, perché quando ci vivevo mi sembrava abbastanza ovvio che tutti vivessero in una città che con un numero di abitanti piuttosto congruo, dove un abitante su due era uno studente universitario, quindi un abitante su quattro era una studentessa universitaria, quindi una città particolarmente interessante dove vivere, che in tutti i posti ci fosse un fiume, che fosse a 8 km dal mare, che avesse un aeroporto, un'università, mi sembravano cose abbastanza scontate, banali. Poi un po' mi sono iscritto all'università, quindi ho conosciuto persone che venivano da paesini dell'Abruzzo da 1500 anime che non avevano nemmeno la scuola elementare, tra poco. Un po' ho girato il mondo e quindi ho visto che esistevano cose diverse da Pisa, quindi esisteva sì, San Buono, paesino dell'Abruzzo, esisteva anche San Francisco, qualcosa di lievemente più esteso. E poi appunto... Sono andato via da Pisa e adesso la vivo come, secondo me, quella che realmente è. Perché noi abbiamo la fortuna di avere questo gigantesco locale pubblico, questo gigantesco campus aperto 24 ore su 24, che non si ferma praticamente mai. Secondo me, è il posto ideale dove uno può compiere i propri studi universitari, perché
È una città compatta, è una città facile da raggiungere, è una città che offre moltissime cose, sia per lo studio sia per il dopo studio. Io abitavo in Piazza della Pera quando vivevo a Pisa, quindi in quel posto pieno di localini che chiudono alle 4 di notte, per cui anche per il dopo studio so che c'è, che, diciamo, che ci sono parecchie possibilità. È un posto dove si può sia studiare che vivere a, diciamo, a misura d'uomo. Quindi credo che da questo punto di vista Pisa sia eccezionale. Da altri punti di vista c'è molto da lavorarci su. Ecco, per esempio, ho scoperto solo andando via da Pisa che ci sono posti dove i commessi dei negozi sono gentili. Ho scoperto solo andando via da Pisa che l'idraulico, l'elettricista o gli altri lavoratori che chiami a casa come prima cosa non ti dicono è un lavorone, ma tentano di capire il problema e magari anche di farlo il lavorone. Sono tutte cose che ho capito piano piano, ecco, andando via, prima non me ne rendevo conto. Infatti questa poi è una cosa su cui mi piacerebbe sentire dopo anche i nostri ricercatori. Credo che tutti noi abbiamo un rapporto di odio e tamo, no, con questa città, troppo grande, troppo piccola, un campus, sì, è bello perché ci incontriamo tutti, ma incontriamo anche sempre le stesse persone, non c'è niente, c'è troppo, eccetera, no? Volevo tutti stare appunto a San Francisco e poi magari quando ci stiamo apprezziamo Pisa. Quindi questo lo vorrei sentire dopo. Vorrei passare a Alessandro Giroli per aprire un secondo fronte, che è proprio quello della comunicazione. Come Massimo Gelli, il rettore, ha già spiegato, Alessandro Giroli ha questo blog Piovono Rane. Si può dire che è il secondo più frequentato dopo quello di Grillo, non so se è politicamente corretto. Pronto, ma perché mi ha messo questo? Questo non andava bene. Questo non c'entra, questa è la radio, è la registrazione. Ah, ok. Ecco. Era bella come scultura. Che cosa significa stare in rapporto con un pubblico così, così ampio come un blog consente, utilizzare queste nuove metodologie, diciamo, social per comunicare il lavoro di giornalista e poi, ecco, dopo vedremo anche se qualcuno lo usa per comunicare il proprio lavoro di scrittore o il proprio lavoro di ricercatore, ecco, quindi vorrei usare questo come una specie di trade union. Posso prima tranquillizzare lui sul fatto che io invece sono arrivato con un treno delle FS con quarto d'ora di ritardo, regolare proprio, quindi non... esatto, siamo tutti, rientriamo subito nella norma. No, allora, dunque, io vedo uno strano, arrivo, in sala lo strano fenomeno del ferro di cavallo come presenze, cioè c'è la prima fila, poi la gente si è disposta a ferro di cavallo, non sono riuscito bene a capire questo meccanismo di crowdsourcing, appunto, poi parleremo del crowdsourcing, però mi interessa, prima di dire qualsiasi sciocchezza, capire a chi la sto dicendo, no? Perché altrimenti è ancora più stupido. Allora io vorrei capire, prima di tutto, quanti tra i presenti, non chiedo stanno in internet perché spero tutti, ma quanti tra i presenti hanno un blog? 1, 2, 3, 4, 5? Vabbè, 5, siamo un centinaio, quindi un 5%. Invece, più facile questa, quanti fra i presenti hanno e usano un profilo o Facebook o Twitter, almeno uno dei due? Siamo già, quanti siamo? Secondo te un 20%? Sto andando nasometricamente. C'è qualcuno fra i presenti che non ha mai, va su internet meno di una volta al mese? Abbiate il coraggio di fare outing. Meno di una volta al mese, perché poi... Quelli che non vanno su internet sono come quelli che votano Democrazia Cristiana, cioè pare che non ce ne sia nessuno, poi le statistiche ci dicono che metà del paese non ci va. No? Quindi nessuno, siamo tutti internauti. Una volta ero a una conferenza, ho fatto questo giochino e uno mi ha detto, io però uso il televideo. È stato un momento in cui volevo abbracciarlo per il coraggio, grande Teresa, un coraggio straordinario, però uso il televideo. Allora... No, perché la base della tua domanda sta un po' tu hai detto un blog di grande popolarità. No, non è un blog di grande popolarità, è un blog che fa 6-7 mila visitatori unici al giorno, cioè è una schifezza. Beh, perché? Sì. No, perché? No, non una schifezza in rapporto al resto dei blog,
A parte il fenomeno Grillo, e se vogliamo litigare un po' poi parliamo di Grillo, perché comunque qualunque cosa dica poi si litiga sempre su Grillo. Io la tiro fuori, la carta Grillo la tiro fuori quando il dibattito si ammoscia di solito. Dico una cosa o a favore o contro, è uguale, l'importante è che poi si crea i dibattiti. Vabbè, lasciamo stare Grillo per adesso. Il problema è che in Italia il 50% della popolazione, circa 45-50%, non ha mai aperto un browser in vita sua, non è mai andata in internet, mai. Quindi esiste una fetta di paese che è completamente tagliata fuori per scelta, per analfabetismo funzionale, per paura, per questioni generazionali, per tanti motivi, non è mai andata in rete. Quindi cominciamo a dire che metà del paese non sa neanche cos'è internet, vagamente, ne ha letto sui giornali, ne ha sentito parlare in televisione. Solitamente in televisione se ne parla per dire che ci sono le truffe, che ci sono i pedofili, e queste sono le due caratteristiche che il non internauta, la visione, la recezione di internet al non internauta. Poi di questo 50% che va in rete, la maggioranza va in rete per mandarsi mail, per vedere siti YouPorn. Quanti di voi hanno visto YouPorn almeno una volta? E bugiardi! Ma guarda che una roba... Oh, bravo! Spero che si vinca qualcosa, bravo. Mai una volta io, non è possibile, è statisticamente impossibile. Cioè tu prendi qualsiasi gruppo in cui ci sono almeno 10 persone, non è possibile che... Allora, qua abbiamo un paradosso assoluto, che tutti vanno in internet, ma nessuno ha visto YouPorn, però YouPorn è il sito più visto in internet. C'è qualcosa che non funziona. Comunque, no, non è vero. Sono sicuro che almeno una volta YouPorn l'avete visto. Quasi tutti vanno per spedire mail, per vedere YouPorn oppure per i social network. I social network hanno avuto un'importanza straordinaria. Quando io sento la gente che dice, ah, che schifo i social network hanno svolto una funzione di traino verso la rete di una grandissima parte di popolazione che non era in rete. Prima si avvicina alla rete per andare su Facebook, poi impara alcune dinamiche di quell'ambiente e magari comincia a leggere delle news, a partecipare a dei dibattiti, a vedere dei blog, eccetera. In tutto questo contesto c'è il sottoinsieme dei blog, che posso correggerti senza, non sono un fenomeno nuovo. Cioè, dire che i blog sono un fenomeno nuovo è dire, oh, come quando Mike Buongiorno diceva, c'è questa diavoleria dell'automobile, capito? L'automobile negli anni 60 non era un fenomeno nuovo. Io sono uno storico. No, ma io non ce l'avevo con te, semplicemente per cercare di contestualizzare, specialmente in un'epoca che va tutto così veloce, addirittura c'è un grosso dibattito, che anche questo non è recente, ma di almeno 3 anni fa, sulla fine dei blog, cioè sul fatto che i blog rischiano di essere sostituiti dai social network, però poi invece alcuni resistono, anzi la selezione... Non è forse questo il momento, magari se vi interessa, più avanti lo facciamo, di fare una discussione così verticale. Comunque il blog è una cosa che nasce in realtà 12-13 anni fa, quando si è capito che si poteva, negli Stati Uniti ovviamente, che si poteva avere un sito fatto in modo facile, cioè senza conoscenze di HTML né di particolari linguaggi legati alla rete, che si poteva aggiornare tutti i giorni in modo semplice, senza difficoltà. Si rompeva una membrana, cioè io, cittadino qualsiasi, studente universitario, piuttosto che adolescente al liceo, piuttosto che pensionato o giornalista, posso pubblicare quello che voglio, quando voglio, senza nessuna intermediazione, cioè non ho più l'HTMLista o chi per lui a cui mi devo rivolgere. Apro una pagina, una URL, ci scrivo dentro una roba e questa roba appare magicamente. No? Weblog nasce come abbreviativo di weblog, che vuol dire diario di bordo sul web. All'inizio ci si mettevano soltanto, quando non c'erano i motori di ricerca così popolari come oggi, Google non aveva... forse non è neanche nato, se era nato non aveva la popolarità di adesso, all'inizio i blog erano semplicemente degli elenchi di siti. Cioè, io sono un appassionato di cosa è appassionato lei, cosa insegna? Storia del pensiero economico. Storia del pensiero economico. Io sono un appassionato di storia del pensiero economico, non so trovare online i siti, non esiste un motore di ricerca che mi consente di trovare siti interessanti o documenti o libri sulla storia del pensiero economico. Ma c'è uno molto gentile, uno storico del pensiero economico, che a Timbuktu, a San Francisco, le ha elencato tutti questi siti. Allora le svolge questa funzione di motore di ricerca ante litteram, no? Quindi nascono come fenomeni di nicchia. Poi dal semplice elenco di siti si è passati al pensiero quotidiano, al commento, alla notizia, fino a una...
come dire, esplosione del blog in tanti sottogeneri, no? Quindi c'è il blog, che è il blog via video, che mette dentro i video, c'è anche l'audio blog, e poi ovviamente i blog incentrati su vari argomenti. In Italia quello che è successo negli ultimi 10 anni è che sono cominciati a fiorire blog attorno al 99-2000, quindi ormai 13-14 anni fa, si è raggiunta forse la massima esplosione di questo fenomeno attorno al 2004-2005, poi con l'esplosione dei social network c'è stata appunto una grande scrematura. L'adolescente che usava il blog per comunicare con i compagni di classe è passato a Facebook e allora sono rimasti soprattutto blog o giornalistici, come è il mio perché è il mio mestiere, o politici come quello di Grillo, poi se volete appunto parliamo di Grillo, oppure blog tecnici, vanno molto bene, sono sempre andati bene, blog per tecnologici più che tecnici, perché parlano di tecnologia, oppure blog di star, blog di VIP, perché in qualche modo vengono seguiti perché sei interessato tu lettore a sapere cosa dice, cosa pensa quel giorno, quel giorno. Anche questo poi è stato parzialmente sostituito da Twitter e quindi dalle cosiddette Twitter star, no? Perché si parlava di blog star e si parla di social network star. Non so se sono riuscito a confondere le idee su cosa faccio io. Comunque quello che faccio io brevemente è il giornalista nella vita, quello che mi dà da mangiare, all'Espresso, dove appunto curo il sito dell'Espresso, assieme a alcune persone di cui una è qua presente, Porraccio, e nel tempo libero, nella pausa pranzo, perché non mangio a mezzogiorno perché non ho per antica abitudine, mi diverto a postare, cioè a fare un post, a scrivere un post più o meno al giorno, di solito su questioni politiche che hanno a che fare con la politica, con la comunicazione, eccetera. Questa cosa personalmente io l'ho cominciata per gioco, nel senso che nel 2002, quando ero arrivato all'Espresso da altra esperienza, avevo chiesto e deciso di provare a far sì che l'Espresso fosse la prima testata mainstream, la prima testata storica italiana ad avere dei blog, cosa che in America già succedeva. Allora sono andato dal mio direttore dell'epoca, gli ho detto facciamo aprire dei blog ai colleghi, gli ho spiegato cos'era e cosa non era. I blog dei colleghi sono stati aperti subito, io non ero fra questi perché come dire, ero appena arrivato all'Espresso, ero la spina, come si direbbe in termini militari, e di conseguenza me ne stavo buono e schiscio. Però volevo che i colleghi aprissero, magari più titolati di me, più noti di me, aprissero dei blog. Questi blog, tempo 3-4 mesi, un anno, mi sono accorto che facevano tutti schifo. Facevano schifo non perché i colleghi non erano bravi, ma perché l'ambiente in cui lavoravano non era quello a cui erano abituati, no? E quindi lavoravano sul blog con la tempistica, il linguaggio, le caratteristiche proprio del giornalismo cartaceo. Allora che cosa ho detto? Faccio un blog che fa da nave scuola, da modello, non perché io avessi granché da insegnare, ma semplicemente perché venendo da un'esperienza legata alla rete, avevo più dimestichezza con l'ambiente della rete. Quindi io volevo fare una roba che servisse ai colleghi, ma anche proprio in modo molto tecnico, molto semplice, no? Quando mettere i capoversi, quando scrivere post lunghi e post corti, come gestirli, come mettere i link, come mettere i video, proprio di una semplicità assoluta. Dopodiché la cosa ha cominciato a divertirmi, il blog è decollato e adesso è uno dei primi blog in Italia. Perché dico uno dei primi blog in Italia? Perché non sapremo mai con certezza qual è il primo, qual è il secondo, qual è il terzo, per il semplice fatto che i criteri di misurazione dei blog sono diversi, si scontrano tra loro, non ce n'è uno ufficialmente riconosciuto. Tu dici, bisogna premiare il blog che ha più click, più visitatori in assoluto. E allora, questo è un parametro. Altri invece dicono, e di solito sono le classifiche considerate più autorevoli, che i blog vanno messi in classifica secondo il numero di link in entrata che hanno, cioè quanto nella blogosfera il tuo blog è citato e linkato. Poi secondo parametri vari, algoritmi e software di vario tipo che vengono utilizzati. Altri ancora dicono che invece i blog debbano essere usati per la loro autorevolezza, ma qua si va nel soggettivo assoluto, no? Quindi più o meno si sa quali sono i 5-10 blog più cliccati. Un altro sistema è quello di guardare su Google quante citazioni, quante volte viene nominato quel blog, non necessariamente linkato. Sono vari sistemi. Non c'è concordia su qual è. Meglio così. Così ognuno si culla nella classifica che lo mette più in alto. Che lo mette più in alto. Però Grillo è davanti di tutti. Ora, appunto questa esperienza anche nella sua articolazione, cioè di esperienza fatta da altri colleghi giornalisti che ha funzionato
o che non ha funzionato e quindi questa idea appunto poi di proporre un blog che fosse in qualche modo diciamo educativo per gli altri, ecco, mi permette in qualche modo di passare, di dare la parola ai nostri colleghi ricercatori dell'Università di Pisa, con una prima domanda, poi entreremo anche qui nei loro percorsi, o se loro li vogliono già menzionare in questo primo giro, tanto meglio, che è questo. Oggi noi qui siamo appunto in una iniziativa che è dedicata alla divulgazione della ricerca, no? A far conoscere al grande pubblico la ricerca. Ecco, mi domando a qualcuno di voi, a chi vuole rispondere, ecco, quanti di voi hanno utilizzato una forma, che può essere il blog, che può essere il sito personale, che può essere il social network, eccetera, per divulgare i siti i risultati della propria ricerca. Per esempio, ho visto due dei nostri partecipanti, Ugo Farraguna e Giuseppe Iannaccone, hanno un sito, mi pare in uno dei due casi contenga anche un blog. Non so, vuoi iniziare tu da raccontarci un po' questa cosa? Se nessuno ce la fa ad accendere il microfono, vuol dire che il design è sbagliato. Io sono Ugo Farraguna, sono laureato in medicina qui a Pisa e ho un sito internet, e all'inizio era anche un blog, rispondo in maniera molto molto rapida per lasciare spazio agli altri. Dopo un po' ho tolto la parte del blog. Perché ho tolto la parte del blog? Perché nel descrivere le ricerche sul sonno, che è il mio argomento di studio, ricevevo un sacco di domande molto specifiche. Quanto bisogna dormire? Quali sono gli effetti della privazione di sonno? Perché con l'età il sonno diminuisce? E non sapevo rispondere a nessuna di queste domande. Per cui, e questo vuol dire che in sintesi sto affrontando un argomento di ricerca di frontiera, perché quando non si sa nulla, e il sonno è un terzo della nostra vita. Tutti gli animali dormono, dal moscerino della frutta, la drosophila melanogaster, fino all'elefante, per parlare di dimensioni, ma nessuno sa perché dormiamo. Per cui, in questo imbarazzo del non saper rispondere, io ho tolto la parte del blog, subito. E ho lasciato soltanto la parte di comunicazione in una direzione unica, perché altrimenti diventa complicato. Mi riservo di riaccendere la parte del blog, ora io ho 33 anni, tra una quarantina, e vediamo se riuscirò a rispondere a qualcosa. E lascio la parola al prossimo. Mi viene in mente che questa cosa che il sonno occupa un terzo della mia vita, della vita, me l'ha detta una volta uno che mi voleva vendere un materasso da 10.000 euro. Io ce n'ho uno a 9.000, possiamo metterci d'accordo. Giuseppe Iannaccone anche ha un sito, non so ecco cosa ci vuoi raccontare di questo. Ma no, sì, c'è un sito e c'è un piccolo blog che prova a tenere per divertimento da un po', e devo dire che sono proprio uno studentello dal punto di vista dell'uso dei blog. È interessante e sto provando, diciamo, ad operarlo, cercando di usarlo come strumento di in parte divulgazione dell'attività di ricerca che faccio, opinioni varie sul mondo, un po' di commenti su quello che succede nel settore delle scienze, della tecnologia. Mi occupo di nanotecnologie che stanno un po' in un reame intermedio tra le scienze e le tecnologie, quindi spesso diciamo entrano nel circuito delle notizie e mi piace ogni tanto, ecco, esprimere un parere. Devo dire che una cosa interessante, penso che possa diventare molto più importante nel futuro, come tutto il terreno della divulgazione scientifica. Allora, è stata nominata più volte dai primi ospiti, dal rettore e dagli altri. La divulgazione scientifica è un aspetto che è importante. Dobbiamo un po' tutti imparare a farla a tutti i livelli, a livello di singoli ricercatori, a livello dei giornali, credo, sia nuovi sia vecchi, effettivamente
le forme di trattamento delle notizie di tipo scientifico, tecnologico sono molto tutto sommato tradizionali, ecco, le cose cambiano molto lentamente e per questo motivo penso veramente occasioni come questa siano importanti. Quindi io penso prima dei miei 70 anni, diciamo, di continuare a lavorare sia con i blog sia con altri come dire, giocattoli e esperimenti di divulgazione scientifica. Abbiamo fatto in passato TEDx Pisa, lo rifaremo l'anno prossimo. Ecco, appunto, vorrei raccontare di TEDx Pisa. È stata un'esperienza divertente, faremo anche tutta l'università, con tutte le università della Toscana, la notte dei ricercatori a settembre. Quindi ecco, è divertente giocare con occasioni di divulgazione scientifica e contatto con il pubblico. TEDx Pisa non era dedicato esplicitamente alla divulgazione scientifica, è una di quelle conferenze organizzate localmente del circuito TED, organizzate in modo completamente locale, completamente volontario, abbiamo fatto nel settembre scorso al Teatro Verdi, e è stato interessante mischiare temi di carattere scientifico e tecnologico con temi di carattere sociale, letterario, storico, culturale in senso lato. E devo dire che c'è stata una bella partecipazione e diciamo io sono convinto, mi sono convinto del tempo, che le persone sono molto interessate a tutti gli aspetti che non fanno parte della loro vita quotidiana, ma per l'impatto che questi hanno nella loro vita quotidiana a breve termine o a termine più lungo. Ma l'esempio che faceva il collega del tema del sonno, voglio dire, quello è un tema veramente bellissimo da questo punto di vista, perché è un tema importante dal punto di vista scientifico e tutti, io sicuramente tra questi, pensano dormirò abbastanza, dovrei dormire di meno, se dormissi di meno potrei fare di più, quindi alla fine è un tema che impatta la vita quotidiana di tutti noi e noi spero tanto che tu faccia su questo blog e provi a comunicare questo tema prima dei 70 anni. Chi altro ha da comunicare tra voi qui presenti a questo tavolo esperienze di comunicazione tramite appunto la rete in qualche modo, del proprio lavoro, magari anche rispetto appunto ai propri studenti. Sì, sì, Vincenzo Ferrari, diciamo. Buonasera a tutti, io mi occupo di ricerca tecnologica, non tanto di, quindi della... Non sono certo alla ricerca di scoperte, ma più che altro di... Lavoro nell'ambito delle invenzioni, e nell'ambito della bioingegneria, quindi lo sviluppo di dispositivi, in particolare dispositivi medici. Devo dire che nell'ambito della ricerca tecnologica, quello che è avvenuto negli ultimi anni per quanto riguarda la comunicazione, non solo tra ricercatori e il mondo esterno, ma anche tra all'interno dello stesso mondo della ricerca, è quello di altre forme di comunicazione che non sono più semplici, i soli articoli scientifici. Quindi non si va più alla ricerca, a leggere gli articoli di un certo autore, ma ormai si va a vedere molto spesso il sito internet dei maggiori ricercatori che lavorano in una determinata disciplina, per vedere cosa hanno pubblicato, anche semplicemente sotto forma di immagini, perché questo permette di in modo più veloce di capire quali sono le nuove tendenze, magari non di un solo ricercatore nel giro di una mattinata, ma decine di ricercatori, sia immagini ma poi anche video. Ormai tutti i laboratori, compreso il nostro, hanno il canale YouTube sul quale pubblicano video degli ultimi dispositivi sviluppati. Tu hai anche costituito una spin-off dell'Università di Pisa, se non erro, no? L'Aspres, ecco, questo ci porta a un altro tema che potremo appunto cercare di sviluppare, e cioè il rapporto tra la propria ricerca scientifica e l'applicazione industriale, l'applicazione diciamo ritrovati che poi possano avere anche il loro sfruttamento commerciale. Prima il sindaco ricordava che questa città spera sempre di più di essere questo, cioè una dimostrazione che
la knowledge based society è qualcosa di vero e non di inventato dall'Unione Europea o da qualcun altro, insomma. E cioè che è possibile fare economia a partire dalla ricerca. L'iniziativa che il professore Ferragina ha preso e che è già stata menzionata qui del progetto del PhD Plus anche va in questa direzione, no? Di comunicare ai nostri ricercatori delle metodologie anche per formare impresa, insomma. Ecco, ci vuoi raccontare qualcosa di questa esperienza? Sì, volentieri. Devo dire che la nostra impresa nasce grazie alla spinta anche del PhD Plus. Una nostra dottoranda ha partecipato alla prima edizione e ha chiesto ad alcuni colleghi, tra cui io, di costruire, cioè provare a costruire assieme un business plan che poi ha dato luogo all'impresa. Quindi siamo partiti da un esercizio e alla fine abbiamo costituito un'impresa che deriva anche dalla voglia di, visto che lavoriamo nell'ambito della ricerca applicata, di fare direttamente da noi il trasferimento tecnologico. Siamo partiti un anno fa, l'azienda ha qualche decina di migliaia di euro di ordini, però devo dire che sul fronte della comunicazione siamo un po' carenti, perché nonostante che abbiamo fatto un bel sito internet, a nostro parere, cerchiamo di farci pubblicità, gli ordini che ci arrivano per adesso sono tutti solo attraverso il passaparola, quindi significa che siamo decisamente carenti sul fronte della comunicazione. Ecco, su questo tema, no, della relazione tra la ricerca scientifica e il mondo economico e il mondo reale, vorrei fare anche una domanda a Sara Biagini, che è una ricercatrice di matematica finanziaria. Perché appunto tra le tante cose più o meno squisitamente teoriche da lei studiate nel loro percorso, c'è proprio la valutazione dei derivati, no? Diciamo che speriamo che non sia stata tu una di quelle che ha formulato uno di quegli algoritmi che hanno fatto andare tutto al diavolo qualche anno fa all'inizio della nostra crisi. Ecco, però ecco, in questo modo credo che tu ti sei confrontata, no, in questi ultimi anni con i limiti della ricerca e anche con i vantaggi di una ricerca in questo campo. Sì, anzitutto devo dire che temevo moltissimo questa domanda, infatti speravo di potermi spacciare per una matematica e non per una matematica applicata. E in effetti fino a qualche tempo fa, insomma, prima della crisi, diciamo, le nostre competenze erano di un ambito di nicchia, comunque i matematici per la finanza si occupavano di sviluppare certi modelli che poi venivano utilizzati dagli istituti finanziari, no? Ovviamente la gente del settore li conosceva bene, però non erano di dominio pubblico come sono diventati ora, o almeno nel loro aspetto di genere divulgativo, così per cui. Secondo me, diciamo, la domanda che mi viene tipicamente rivolta è questa: la matematica che ruolo ha avuto in questa crisi finanziaria? Io devo dire che, avendola vissuta anche da dentro, pur se da un punto di vista teorico, perché diciamo, io mi occupo di pricing a livello teorico, insomma, di questi benefici derivati e solo di alcuni e con metodologie diciamo astratte, che non sono immediatamente applicabili, ma che vengono utilizzati per derivati di tipo speciale, molti liquido, eccetera, eccetera, che non entro nei dettagli. Ma diciamo, qual è il punto? Secondo me il ruolo della matematica è stato involontario, nel senso che ce n'è stata troppo poca e non troppa, come in realtà sembra, perché spesso è stata utilizzata come una bandiera sotto la quale nascondere altre cose di altro tipo, cioè frodi, speculazione, per nascondere agli occhi dei non esperti la verità. Secondo me, io penso viceversa, che di matematica ci sia bisogno, e ce ne sia bisogno sempre di più, è proprio in frangenti come questi, perché si è visto, comunque questo è vero, che i modelli che abbiamo, che sono noti finora, non bastano per affrontare le grandi crisi, quindi penso un po' quanto, soprattutto perché le scienze economiche e le scienze sociali in genere non sono scienze naturali, qui c'è di mezzo anche il comportamento umano, insomma, compreso quello fraudolento, appunto, che ricevi tu. Quindi, e soprattutto appunto, c'è il ruolo da noi dell'informazione riservata, appunto il comportamento fraudolento, che è una cosa che nelle scienze
insomma, naturali, cioè in scienza e tecnologia uno, diciamo, si comporta, natura si comporta correttamente, diciamo, segue le sue leggi che sono quelle. Invece qua, diciamo, le leggi ci sono, ma sono anche un po' variabili. Esatto, grazie. Arianna Tavanti, anche la tua ricerca, no, che è sul, di microbiologia e che diciamo, si occupa di aspetti che purtroppo forse sono, diciamo, molto, diciamo, insomma, problemi di tante persone, insomma, no? Ecco, quindi anche tu hai avuto sicuramente nella tua ricerca l'idea di fare qualcosa che è strettamente connesso alla vita di tutti i giorni e anche alla, diciamo, alla produzione poi di farmaci e altre cose che debbano servire a risolverli. Sì, buonasera a tutti. Intanto volevo subito dissentire dal mio collega, è vero che tutti gli animali mammiferi inclusi dormono, ad eccezione della sottoscritta, da 7 anni, cioè dalla nascita del primo dei miei 3 figli, per cui sono l'eccezione forse che conferma la regola. Sì, e forse sono anche un'eccezione perché nel mio percorso io forse non pensavo da bambina di diventare microbiologo, di affrontare questo, né quando mi sono iscritta a biologia. Poi durante il corso di microbiologia, quella che poi sarebbe diventata la mia mentore, la professoressa Senesi, appunto mi ha attratto in questo microcosmo di organismi che sono appunto così responsabili di malattie infettive, e da allora è partito poi il mio percorso con una certa testardaggine da parte mia, perché voglio ricordare ancora, questo anche per i giovani forse che si approcciano a questo percorso, io ero affascinata appunto da questa materia, appena cominciato il corso ho capito che volevo fare quello, però purtroppo tutte le volte ho superato l'esame brillantemente, credo. Però quando andavo a chiedere la tesi, la professoressa Senesi mi faceva tornare tutte le prime settimane del mese. Mi diceva, sì, bisogna vedere se veramente... E quindi passavano i mesi, io temevo che questa tesi non sarebbe arrivata mai. E poi finalmente, alla fine, non so se per la mia testardaggine o per averla presa per stanchezza, così è cominciato appunto il mio percorso. E da allora appunto mi sono poi cementata in questa passione, e quindi al di là della ricerca di base, certo, per rispondere alla sua domanda, l'occhio è sempre anche rivolto verso una applicazione della ricerca di base, e in questo contesto, sfruttando anche la rete di ricercatori che sono presenti nel nostro dipartimento, che non sono strettamente microbiologi, ma ad esempio con il gruppo del professor Barale, quindi con dei genetisti, abbiamo pensato di trovare una forma applicativa che poi ci ha portato anche alla formulazione di un brevetto, che per ora è depositato a livello nazionale, uno strumento cioè che ci consentisse di rapidamente fornire a un paziente la diagnosi microbiologica di un'infezione, in questo caso di un'infezione fungina. E allo stesso modo appunto cerchiamo di fornire una risposta in termini di strategie alternative per il trattamento delle infezioni, e questo appunto speriamo che in futuro possa portare a qualcosa di concreto. Ecco, bene, così anche, insomma, io spero i giovani che sono presenti qui riescono già anche a vedere che come appunto un percorso di ricerca, di cui già ci sono stati anche raccontati alcuni dettagli della vicenda personale, insomma, poi sia legato anche a tutta una serie di cose che al ricercatore piacciono, ma che anche alla società servono. Il rettore ricordava prima che appunto in questi giorni ci sono anche così delle critiche, degli attacchi all'utilità dell'università, no? Attacchi che sono al solito attacchi fatti perché l'opinione pubblica in questo momento pensa che tutti quelli che guadagnano uno stipendio dallo Stato siano dei fannulloni, no? Magari alcuni lo sono, alcuni invece non dormono mai, mentre insomma i dati dimostrano che la ricerca applicata produce PIL, produce risultati anche nelle condizioni appunto molto difficili in cui in termini finanziari oggi possiamo svolgere la nostra ricerca. Quindi ecco, in questo modo siamo un po' venuti, direi, proprio con quest'ultimo intervento ai percorsi personali. Io vorrei adesso chiedere a Mauro Ferrari, che è il più anziano, insomma, seduto a questo tavolo, proprio di parlare del,
come dire, del percorso del ricercatore, visto, perché tu sicuramente hai il tuo, ma hai visto anche quello di molti giovani, compreso appunto Vincenzo Ferrari, che appunto vedo che ha collaborato con te in alcune delle iniziative dell'Endocast in particolare. Ecco. Cosa ci vuoi raccontare di questo? Il mio percorso è un percorso un po' atipico rispetto a quello degli altri giovani colleghi che sono a questo tavolo e assolutamente atipico rispetto agli altri giornalisti, scrittori, eccetera. Io sono un clinico, un chirurgo accademico, universitario, che ha fatto per tanti anni questo lavoro, impegnandosi molto nell'attività assistenziale e nella formazione dei giovani chirurghi e specializzanti. E poi, per meriti che non sono miei, mi sono trovato ad avere la responsabilità scientifica di un centro di ricerca. Questo centro di ricerca nasce nel 2001, quando il MIUR emette un bando per centri di eccellenza, per l'organizzazione, la creazione di centri di eccellenza. A questo bando l'università risponde, però non sarebbe giusto non rendere merito a chi realmente ha avuto questa intuizione di rispondere a questo bando e di creare questo centro di eccellenza, che è il professor Mosca, che tra l'altro è presente qui in sala stasera. Questa cordata che vede l'Università di Pisa in prima fila, ma vede anche la Scuola Sant'Anna e il CNR applicare per questo bando di centro di eccellenza, viene approvato nel 2003 e nel 2005 cominciamo a costruire una struttura all'interno del presidio ospedaliero di Cesenello, quindi dentro l'ospedale, sotto la guida di clinici, di medici, ma effettivamente come dire, portata avanti da tecnici che sono ingegneri informatici e ingegneri biomedici, ingegneri meccanici e quant'altro. Perché questo? È un po' atipica questa situazione, effettivamente è un po' atipica che una persona ritenga in una certa fase, anche quella matura della propria esperienza, grande esperienza, chi lo conosce sa qual è l'esperienza sua e del suo gruppo in ambito appunto clinico, decide di dedicarsi alla ricerca e di come dire, mettere al servizio della ricerca la propria esperienza. Non è strano che medici siano motori della ricerca, volano della ricerca. Chi conosce la storia della medicina sa che le più importanti scoperte in ambito medico sono state fatte dai medici, non sono prodotte dall'industria. Tanto per dirne una che tutti conoscete, il catetere a palloncino, quello delle angioplastiche coronariche, è frutto dell'ingegno di un medico nel 1977. Ma soprattutto credo che abbiano animato questa scelta anche il senso di dovere. Quale senso di dovere? Quello di trovarsi in un contesto particolare come Pisa, una città piccola, metà di Livorno, così qualcuno capisce anche da dove vengo, e metto tranquilli i non pisani, che ha tre università con tanti ricercatori, tanti professionisti di altissimo profilo che si conoscono, e che hanno la possibilità e pertanto il dovere, ecco il senso del dovere, di collaborare, di creare gruppo, di creare sinergie e di mettere a frutto della ricerca queste competenze. E così è stato. Si è creato questo laboratorio di ricerca che si occupa di innovazioni, di creare dispositivi o anche sistemi nell'ambito ovviamente della health care, della salute, del pianeta salute. E con le sinergie forti che siamo riusciti ad attrarre dalla Scuola Sant'Anna, e non soltanto sinergie specifiche alla creazione di questi dispositivi, alle finalità specifiche, diciamo così, ma anche per esempio le capacità degli economisti. Abbiamo all'interno del team economisti sanitari, in nome del professor Turchetti della Scuola Sant'Anna, perché la sostenibilità economica i progetti di tipo medico è evidentemente alla base del progetto stesso. Quello che non è sostenibile è inutile svilupparlo, perché non avrà un futuro, o perlomeno in senso traslazionale. Questo centro è un centro che direi che è apprezzato,
In questo momento siamo sotto la lente dell'American College of Surgeons, che è la più importante associazione scientifica chirurgica del mondo, che, alla quale abbiamo chiesto di avere come dire, il bollino di qualità che loro possono dare, quindi sarebbe il quinto centro in Europa, non ce ne sono altri. E abbiamo un certo numero di ricercatori all'interno, abbiamo purtroppo non strutturati, questo è forse il punto dolente della questione, quello sul quale stiamo cercando di impegnarci. E abbiamo delle linee di ricerca che potrei sintetizzare in modo molto semplice, grazie al dottor Giglioli che mi ha dato l'idea di internet, paragonando una cartina di una città, una cartina stradale di qualche anno fa, con Google Maps. Questo lo conosce tutti, immagino. Google Maps ha un'applicazione che è Street View. Allora, immaginate di guardare una cartina di 20 anni fa e di come dire, orientarvi in una città che non conoscete. Poi immaginate invece di usare la visione di Google Maps, la visione satellitare, poi Street View e vedete quello che dove vi troverete quando sarete nel posto. Ecco, noi usiamo un sistema di elaborazione delle immagini che è assimilabile a questa funzione Street View e mettiamo in condizione i chirurghi, perché Endocast poi fondamentalmente vuol dire CAS, sta per Computer Assisted Surgery, quindi qualcosa che serve per la chirurgia, ma non esclusivamente per la chirurgia. Nasce con una matrice chirurgica, ma adesso si va molto differenziando. Ecco, immaginate di dare questo livello di informazione al chirurgo che il giorno dopo dovrà fare un intervento, la capacità di orientarsi, la capacità di riconoscere le strutture, la capacità di navigare, perché poi col sistema di sensorizzazione degli strumenti noi siamo in grado di sapere in modo virtuale e di sovrapporre la realtà virtuale a quella reale. E oltre a questo ci occupiamo di simulazione. Simulazione significa addestrare le persone a fare cose in maniera virtuale prima di cimentarsi sul reale. Queste in estrema sintesi sono i campi di applicazione di ricerca di Endocast. Quindi un'esperienza un po' atipica che nasce dalla medicina, che si apre ad altri professionisti, integrandoli in maniera estremamente forte e che è tuttora in fase di espansione. Bene. Io volevo ritornare ai nostri ospiti invece, dopo questo primo giro, ma prima vi volevo domandare ai nostri due narratori qual era il loro rapporto con questi strumenti, ma invece dopo questo primo giro vorrei fare una domanda più provocatoria che è rivolta anche a Giglioli. Che cosa ne pensate fuori dai denti della capacità dei ricercatori, dei studiosi di comunicare quello che fanno? Marco. Detto fuori dai denti, allora, primo, è impossibile generalizzare. Secondo, Galileo diceva che la natura è scritta in linguaggio matematico e il suo linguaggio è fatto di cerchi, triangoli, figure geometriche e altro, e senza conoscere questo linguaggio è come aggirarsi vanamente in un oscuro labirinto. Quindi da una parte c'è una difficoltà oggettiva, cioè quando io facevo la tesi di laurea, la mia tesi di laurea era... si intitolava Studio teorico dell'effetto della polarizzabilità elettronica nelle transizioni multifotoniche. Mia nonna una volta mi ha chiesto che cosa facessi. Poraccio, ma ha visto che fra l'altro, insomma... se non sei capace di spiegare la tua teoria a tua nonna, vuol dire che vuol dire che c'è qualcosa che non funziona, esattamente. Quindi questa è una prima difficoltà. Però è sormontabile e... qui appunto do la risposta vera, cioè ho mediamente una stima piuttosto bassa di chi fa comunicazione a livello scientifico, perché non utilizza due aspetti fondamentali, che invece sono fondamentali per comunicare qualcosa. Il primo, la dottoressa Biagini ci ha parlato di un aspetto della matematica finanziaria e... diciamo, questo aspetto viene spesso spiegato in modo teorico. Se io vi dico che alcune stime, per esempio proprio
la stima dell'affidabilità dei fondi che ha portato diverse agenzie di rating, cioè le stesse che in questo momento stanno declassando l'Italia, a dare il massimo, l'AAA più alla banca d'affari statunitense che, non so se lo sapete, poche settimane prima di precipitare aveva un rating che era il massimo possibile in assoluto. Da cosa è stato dato questo errore? Dall'esistenza di variabili correlate trattate come variabili non correlate. Se io vi dico questa cosa, voi mi guardate, a parte lei e a parte lei, con due occhi grossi come ova sode. Cosa sta dicendo? È stato fatto questo. Se io vi dico che il numero di incendi in Italia è direttamente proporzionale al numero di gelati venduti in Italia, che quindi, diciamo così, il numero di gelati venduti influenza il numero di incendi in Italia. Voi mi guardate come un pazzo. Eppure c'è una correlazione quasi lineare tra il numero di gelati venduti e il numero di incendi. Sono legate queste due cose? No, semplicemente è estate. Ho fatto un esempio, grazie al quale tutti noi siamo in grado di capire che cos'è una variabile correlata e una variabile non correlata. Ci sono variabili che sono indipendenti fra loro, per esempio il modo quanto una persona è alta e quanto una persona è intelligente, e altre variabili che non sono assolutamente, che sono invece correlate fra loro. Qui avrei, di solito metto sempre la battuta sul livornese e sulla cultura, ma non posso più farlo, quindi mi taccio. Il secondo esempio è un pochino più efficace, credo. Mi perdonerete se monto sul tavolo. Mi vedete bene? Tutti noi ci ricordiamo molto meglio una cosa quando a questa cosa è associata un'emozione inaspettata. Io un giorno stavo seguendo la lezione di un corso particolarmente noiosetto che si chiamava Complementi di Chimica Fisica, Matematica per il terzo anno, e nel corso alle 2:47 di pomeriggio, quindi con la palpebra completamente calata. A metà di questa lezione, appunto, il professore Persico, qualcuno di voi lo conoscerà, salta a piè pari sulla cattedra per raggiungere una parte alta della lavagna. Noi improvvisamente ci svegliamo. Persico capisce l'effetto di quello che ha fatto, si volta e dice: bene, adesso che ho di nuovo la vostra attenzione, e ricomincia a scrivere. Mediamente, quando si fa comunicazione scientifica, si tende a essere, in quanto ricercatori, pragmatici, precisi e quindi anestetici. Il primo effetto è quello di addormentare. Purtroppo no. La prima cosa che si fa, la prima cosa di cui bisogna accertarsi quando si fa comunicazione a tutti i livelli, quindi anche a livello di comunicazione scientifica, è di tenere le persone sveglie e di emozionarle. Poi si devono dire anche cose corrette. Però prima di tutto le persone vanno tenute sveglie e emozionate, interessate. Bene. Dunque, sì. Posso ammettere anche la parola, perché questo è proprio un treno che mi riporta al mio lavoro normale. Tanto sarà in ritardo. Non vorrei che la partenza. Io mi volevo collegare, professore, a quello che hai detto prima sull'attacco all'università, perché lo trovo particolarmente interessante e crea in qualche modo un legame fra, da un lato la ricerca, d'altro lato quello di cui mi occupo quotidianamente, cioè la rete. Io trovo, come sappiamo, i legami fra la ricerca e la rete sono praticamente infiniti, in un sistema di causa-effetto, in cui causa ed effetto si mescolano continuamente, ma non è di questo che voglio parlare. A me interessa molto il collegamento di tipo politico che c'è fra l'attacco all'università e l'atteggiamento dell'establishment politico, economico, finanziario, culturale, giornalistico nei confronti della rete. Non è secondo me una cosa slegata. L'università è da sempre,
dai tempi della Gogliardia, luogo di innovazione e di rottura, di potenziale rottura dell'establishment, no? Non è che c'è voluto il 68 o la rivolta dell'università di Rangoon o quelle californiane per arrivare a questo dato statistico molto semplice. L'università crea innovazione non soltanto nella sua ricerca, ma anche e soprattutto nel fatto che delle persone tendenzialmente giovani si ritrovano insieme, creano, no, l'equivalente fisico di quello che anni dopo sono diventati i social network, e quindi in questo modo possono mettere in discussione le ortodossie, no? E in qualche modo disintermediarsi rispetto al sapere, rispetto a confrontare le proprie idee, confrontarsi e magari poi, non dico fare la rivoluzione, ma sicuramente mettere in dubbio l'establishment di quel momento. La rete svolge un effetto simile, o può svolgere potenzialmente un effetto simile. Io non sono uno di quei tecnoentusiasti per cui che dicono che nella rete è tutto bello, no? Però fra i pro e i contro, nei pro c'è sicuramente il fatto che la rete è in grado di mettere in comunicazione persone, creare in modo, non uso la parola virtuale, preferisco dire in modo digitale, lo stesso tipo di comunità, di confronto che si crea nell'università, quando i figli dei ricchi dalle campagne vanno a Parigi piuttosto che a Pavia o a Bologna e cominciano a parlarsi fra di loro, no? 800 anni fa. I social network producono lo stesso effetto, il confronto. Il confronto, la disintermediazione, il mettere in dubbio l'ortodossia e quindi il creare un attacco potenziale almeno all'establishment. Quindi quando lei mi parla di attacco all'università, di cui io ammetto in questo momento preciso, non so cosa si riferisse lei, sono anni che l'università è sotto attacco sotto diversi modi, anche semplicemente sotto l'aspetto economico, non mi stupisce perché avviene contestualmente a un periodo di attacco alla rete, che non sto gridando la censura, in Italia la rete è relativamente libera, nonostante la sfortunata uscita della Presidente Boldrini di qualche giorno fa, ma è continuamente messo in discussione il rapporto che c'è fra la rete e non soltanto il PIL a cui accennava lei, ma più in generale la crescita di una società. Per cui, come dicevo prima, la rete viene vissuta, o meglio viene propagandata dalla maggior parte dei mainstream media come luogo di truffe e di pedofilia. Tutti gli aspetti positivi dal punto di vista sociale, dal punto di vista della qualità della vita, dal punto di vista della circolazione dell'informazione, dal punto di vista della circolazione della cultura, non vengono mai o raramente vengono messi in luce dai media dell'establishment, chiedo scusa per la semplificazione, ma in generale si è creato comunque un forte dualismo fra coloro che tendono all'autoconservazione, che è autoconservazione spesso politica, spesso economica, spesso anagrafica, e io non sono sicuramente un ragazzo, e invece quelli che hanno per cultura, per atteggiamento, per visione delle cose, una tendenza a mettere in discussione le ortodossie. Questo vale tanto per quindi la ricerca università quanto per la rete. I legami e la specularità di questi due pezzi di realtà sono molto maggiori di quelli che può sembrare, no? Limitandoci semplicemente a mettere in luce il rapporto positivo che la rete crea per la ricerca e che la ricerca crea per la rete. Sì, molto giusto questo. Non so se caro figlio vuole aggiungere il suo punto di vista. Io vorrei dire brevemente alcune cose. Intanto, provando a riassumere alcune sollecitazioni che mi sono arrivate, io sono molto d'accordo con quello che diceva Malvaldi prima, sul fatto che esista un problema, ma non riguarda esclusivamente la comunicazione scientifica, ma riguarda la comunicazione, su una... facciamo un po' mente locale su che cosa è stata la comunicazione politica negli ultimi mesi, insomma. La totale incapacità di uscire da un recinto che è autoreferenziale, delle categorie di riferimento, che ci porta a non comunicare con le persone. È vero, è necessario anche agire, e uso il termine in maniera attiva,
sulle persone anche attraverso alcuni espedienti emotivi per attirarne l'attenzione. Questo non significa né mentire né essere scorretti. Significa utilizzare in maniera, vorrei dire, scientifica uno strumento ad un fine. Faccio un piccolo esempio. Io ho seguito tutti con molta attenzione, alcune cose le ho seguite, altre un po' meno, perché evidentemente non sono edotto in materia, però per esempio io non so cosa sia, avendo seguito con molto interesse quello che diceva il professore, non so cosa sia un catetere a palloncino, insomma. Ma lo dico esprimendo un disagio che ho avuto in quel momento, e allora, siccome il discorso era molto interessante, nei suoi toni generali, mi aspetto che qualcuno me lo spieghi in un contesto di questo tipo. Alla stessa maniera potrei dire altre cose di altri discorsi fatti, che erano tutti quanti di grande tono, tutti quanti, nessuno escluso, che però mi facevano sentire un po' escluso. E forse il problema sta qui, bisogna capire in che maniera includere l'ascolto. Il problema credo che sia proprio lì, nell'imparare a gestire l'ascolto delle persone a cui parli. Sembra un paradosso, ma per imparare a parlare le persone bisogna imparare ad ascoltare le persone, anche le persone che sono in silenzio. La sindrome del ferro di cavallo di cui parlava lui si manifesta adesso in maniera più massiccia perché poi c'è una curva fisiologica dell'attenzione, insomma. Ma dipende anche dal fatto che ciascuno di noi deve guadagnarselo questo ascolto e quindi riempire la parte centrale in qualche modo. La parte centrale, credo che ci sia una spiegazione scientifica al fatto che la parte centrale è sempre vuota, perché quella è da cui è più difficile scappare. Però siccome vedo dei fisiologici, rispetto al mio discorso, cedimenti proprio strutturali dell'attenzione, io mi taccio in questo momento condividendo però in pieno quello che è stato detto dagli altri, però lo sforzo sta nel cercare la comunicazione in una forma alternativa, anche attraverso lo stimolo emotivo. Ah, piccola cosa, quando Malvaldi è salito sul tavolo, mi è scattata la sindrome di Robin Williams nell'attimo fuggente, insomma. E chiudo raccontando un piccolissimo aneddoto, che è questo. Io ho insegnato, ciò parrà strano, ma anche io ho insegnato all'università per alcuni anni ad architettura, facevo dei seminari di storia dell'architettura e in un seminario che io amavo molto, sulle Corbusier, che voi conoscete tutti, era l'ultimo dell'anno, era un seminario di commiato, perché l'anno successivo sarei andato via. Eravamo in questa aula anfiteatro molto bella, molto piena, erano molto seguiti, sono abbastanza orgoglioso di questo. Mentre terminavo la lezione, un ragazzo è salito in piedi sul banco, poi un altro ancora. Io mi sono commosso, ho pensato, ce l'ho fatta, come Robin Williams in Attimo Fuggente, e in quell'aula era entrato un topo. No, un mio amico invece mi domandò, che mi raccontò che lui pensava sempre che quando la gente comincia a guardare l'orologio vuol dire che ha stancato, no? Ha detto che una volta durante una lezione vide uno che guardava l'orologio e poi fece di funzionare davvero, e quello capì che era veramente annoiato. Allora io adesso farei, la curva di attenzione cala, ecco, direi questo invito, trasmettiamo emozioni, eh? Allora farei semplicemente un giro di tavolo da sinistra a destra dei nostri colleghi ricercatori, perché raccontassero un po' a chi ci sta ascoltando quali sono state i propri percorsi, perché ecco, hanno deciso di fare ricercatori, che cosa hanno fatto dopo. Le emozioni possono essere quelle positive, dicevo, sono stato contentissimo, mi piace, voglio stare sveglio la notte per studiare, eccetera. Possono essere anche quelle negative, no? Cioè le frustrazioni, eccetera. Fatecele capire. Io chiedo scusa a un treno. Allora, lo ringraziamo. Grazie, scusate. Ringraziamo molto e grazie per questo video. Sicuramente la passione per questo mestiere è un
elemento molto forte che è stato di guida per, penso per ciascuno di noi, e che ha spinto anche a fare dei sacrifici, quali per esempio quello di affrontare l'avventura estera, no? Tanto magari temuta, perché quando uno parte per andare in un grosso centro magari di riferimento, parte sempre un po' con l'insicurezza di essere italiano, di non parlare bene la lingua. E se posso raccontare un piccolo aneddoto, nel mio caso la mia autostima era così alta che quando uno dei professori mi chiamò nel suo studio, avevo iniziato da poco il post-dottorato all'estero, per parlarmi di un congresso al quale lui non poteva assolutamente andare perché i figli della terza moglie non sapeva dove piazzarli, io il primo pensiero mio è stato: ora mi chiederà se posso guardare i bambini. E invece lui mi chiese di sostituirlo appunto nella lezione magistrale del congresso, ma io mi cascò la mandibola, ecco, perché il mio senso di autostima appunto non era molto alto. Poi però per fortuna le cose sono andate diversamente. L'esperienza all'estero è stata per me un'esperienza estremamente importante dal punto di vista professionale e personale, ho trovato anche marito fuori, però poi quando sono rientrata in Italia devo dire un pochino lo scoglio è stato sentito, perché le possibilità che ci sono all'estero sono sempre alla massima potenza, quindi si può lavorare alla massima velocità consentita, però la passione e la capacità e la fantasia anche che abbiamo noi italiani di saper far fruttare, di saperci organizzare nel migliore dei modi mi hanno consentito di poter andare avanti e di portare avanti la ricerca in un modo che è soddisfacente, quindi penso che questo si possa essere, diciamo, un augurio per tutti i ragazzi che intraprendono questo tipo di lavoro e possa essere un messaggio comunque positivo, perché comunque la nostra università ci forma per fare bene all'estero e quindi per poi quando si torna riuscire comunque a mettere in piedi un gruppo, sempre chiaramente con il supporto di chi ci sta dietro, che ha sopportato nel bene e nel male i miei professori, appunto tutte le magagne che possono esserci state quando ero fuori, nei momenti di difficoltà, eccetera. Quindi ecco, con un buon supporto alle spalle, poi sono esperienze che con la passione, perché questo è un lavoro che si fa per passione, fruttano. Io devo dire, sono una matematica di formazione e devo dire, ribadisco che matematica insegna tante cose, soprattutto l'umiltà. E nonostante questo, anche io ho avuto lo stesso problema, all'inizio la mia autostima era un po' bassa e poi invece a poco ho cominciato a vedere che le mie capacità venivano apprezzate nel mondo del lavoro e in ambito accademico. Quindi poi ho continuato con il dottorato e ho avuto delle offerte prestigiose dall'estero, in Tennessee Tech, in università famose americane. E ho deciso poi di tornare in Italia, dove peraltro avevo già un posto da ricercatrice. Quindi per me, come dire, non è stata una cosa del tutto lineare, no? Ci sono stati vari momenti in cui non sapevo se avrei fatto una tesi di matematica pura o applicata, se avrei continuato col dottorato oppure se ero andata a lavorare. Ci sono stati vari momenti di difficoltà e insomma di decisioni su sé. Comunque io ho sempre avuto un grande amore per lo studio, per la ricerca in generale, che è quello che mi ha caratterizzato e mi caratterizza tuttora. Mi piace imparare cose nuove, mi piace studiare, mi piace star sulla notte, anche se ora lo faccio anch'io per qualche altro motivo, non solo di ricerca, perché anch'io sono una mamma. E devo dire che questo è un po' il messaggio che mi sento di dare a tutti i giovani che sono qua, anche se gli inizi sono difficili, insomma, di non mollare e di prenderlo come ulteriore stimolo, perché comunque è vero che l'impegno paga sempre, l'impegno costante, anche tanto sacrificio. Oltre che la sua propria vicenda, a questo punto può raccontare quella anche dei tanti ricercatori che in Endocast sono venuti, dell'impressione. Sì, per la mia vicenda devo dire che non avrei saputo dare una spiegazione, perché la mia è una, come dire, un desiderio innato. Mia madre mi ha sempre detto che quando avevo più o meno 6 anni dicevo che da grande avrei voluto fare o il chirurgo o il meccanico e non prendevo in considerazione altre possibilità, quindi non saprei spiegare quali motivazioni possono essere alla base di una cosa del genere. Non è stato neanche facilissimo, perché mi sono fatto i miei 10 anni di a
quel tempo le scuole specializzazione non erano retribuite, quindi si facevano gratuitamente pagando le tasse, me ne sono fatte ben due prima di avere un posto di lavoro, ma sono assolutamente contento di quello che ho fatto, mi ritengo una persona fortunata che fa per lavoro una cosa che lo diverte. L'ambito del ricercatore è un ambito nel quale mi sono trovato. Adesso sono molto contento di essere in questo ambito perché offre una serie di opportunità che soprattutto per un clinico maturo come me erano tutto sommato insperato. Essere a contatto con persone che vengono da mondi diversi, con preparazioni diverse, è stimolante, pone sempre una serie di domande, invita e obbliga in qualche maniera a porsi sempre da un punto di vista diverso da quello che magari si è avuto per anni e anni. Prendersi cura dei giovani, questo è un altro aspetto importante, ci sono all'interno di Endocas dottorandi, ci sono assegnisti, contrattisti, tesisti, eccetera, tutte persone per le quali bisogna cercare di creare delle opportunità. Da un punto di vista professionale sono tutti bravissimi, però sono tutte persone che vivono perché hanno dei progetti, che possono avere un respiro di 2, 3, 4 anni, dopodiché quando si cominciano a passare i 30, magari anche i 35, si mette su famiglia e le motivazioni di avere un qualche cosa di più solido diventano importanti. Quindi l'impegno è, da quel punto di vista, più un impegno di gestione del gruppo, di cercare di trovare opportunità, e in questo devo dire che ho trovato un'apertura da parte anche dell'università, sicuramente molto incoraggiante. Giuseppe Iannacò. Ah, l'angioplastica, sì, mi sollecito l'angioplastica. No, io devo dire che ho usato il catetere a palloncino perché dal mio osservatorio privilegiato, che è quello di persona che vede molti pazienti in un anno, il catetere a palloncino lo conoscono tutti, quasi tutti, perché tutti dicono l'angioplastica. Grazie a Dio io non lo conosco. L'angioplastica, quando mi dicono ma si può fare col palloncino, eccetera. Quindi diciamo che proporzionale al numero di quelli che vanno su internet e che vanno sul sito e che non lo dicono. Vabbè, basta. Dunque, no, per me devo dire onestamente è particolarmente difficile rispondere a questa domanda. Io non ho la più pallida idea e probabilmente posso soltanto fare qualche ipotesi, perché devo dire, ecco, è una delle... Io sono una persona che cerca di fare piani un po' per tutto, ma questa cosa è venuta abbastanza, nella mia giovinezza è venuta abbastanza non pianificata. Però devo dire una cosa che forse si collega a un discorso che abbiamo fatto all'inizio di questa cosa. Io, su me hanno influito tantissimo la televisione, io vedevo tanto Quark quando ero piccolo, un bambino, un adolescente, e sono cresciuto a romanzi di fantascienza. D'accordo? Quindi, di fatto... queste due cose forse indicano un'indole particolare, però si collegano al discorso precedente perché è effettivamente importante cercare di coinvolgere le persone. Questa trasmissione televisiva, la fantascienza ci riusciva tanto a coinvolgere le persone, appassionarle verso la tecnologia, la scienza, anche la logica del ragionamento, semplicemente, senza neanche andare troppo lontano. E due cosine volevo aggiungere. Fantascienza è importante, ho tante cose del mestiere, l'ho imparate leggendo romanzi. Io mi ricordo questo, un episodio, praticamente alla fine del dottorato, che è un periodo in cui uno è molto concentrato sulla propria attività, cerca di produrre qualcosa di proprio, che sente veramente suo ed è estremamente focalizzato, cioè un laser come approccio. Più o meno in quel periodo uscì Jurassic Park e il protagonista di Jurassic Park è questo famoso professor Grant, un paleontologo, che si vede proprio nel capitolo iniziale. Lui è preoccupatissimo e non riesce a essere sereno perché ha bisogno di procurarsi fondi per fare le proprie attività di ricerca, e lui si lamenta con la collaboratrice del
nel libro, proprio perché la maggior parte del suo tempo va nel cercare di promuovere la propria attività, proporre a possibili finanziatori quello che sta facendo, mentre lui vorrebbe essere sul campo a scavare. E a un certo punto poi arriva uno di questi finanziatori e gli chiede: vieni 3 giorni nell'isola famosa che conosciamo, perché ho bisogno che tu mi faccia una perizia, e se vieni ti continuo a finanziare. Diciamo, alla fine questa è la fine. Però ecco, io, per me quella è stata un po' il primo momento in cui mi sono reso conto di quell'aspetto, ed è una cosa, un aspetto importante nel lavoro. E questo lavoro è un lavoro che si fa non soltanto confrontandosi con colleghi nella stessa università, in altre università, ma cercando di giustificare in continuazione qual è l'importanza delle proprie ricerche nei confronti di chi queste ricerche ha interesse a finanziarle, organizzazioni pubbliche, organizzazioni filantropiche, organizzazioni private. Questa è una parte importante del lavoro. Io questa parte l'ho capita la prima volta leggendo Giurati in Parte. E però mi fa essere ottimista, perché rispetto a quello che dicevamo, il fatto che la divulgazione scientifica effettivamente sia fatta con più passione, sbagliando, perché tutti siamo imbranati, nessuno ce l'ha insegnato a farla, è diventato ormai necessario. Noi tutti siamo in pratica ogni giorno chiamati a giustificare un po' perché esistiamo, perché facciamo ricerca, perché è importante che qualcuno continui a finanziarci, e che cosa facciamo di bene per la società in cui siamo. E lo dobbiamo fare noi, non lo può fare qualcuno che le cose che facciamo non le conosce così bene, e io credo che questa sia una ragione per essere ottimisti. Vedrete che questa cosa verrà fatta sempre meglio, la faremo tutti sempre meglio, forse i giornali anche la faranno un po' meglio, per me è un motivo d'ottimismo. Questa necessità, infatti, è da sottolineare. Vincenzo? Adesso un po' più vicino. Ma io durante il mio corso di studi in ingegneria non pensavo assolutamente di lavorare nel mondo della ricerca. Dico, fra 2 anni, fra 1 anno, fra 6 mesi diventerò ingegnere e voglio lavorare. Infatti ho cercato una tesi di laurea in azienda. L'azienda, il giorno della discussione della tesi, mi ha proposto di assumermi, però avevo un problema, e il problema era che dovevo partire militare. Mi sono laureato nel 2000, diciamo, a cavallo della dismissione del servizio di leva obbligatorio. Vedendo tra le varie opzioni per non fare militare, c'era quella di diventare un ricercatore, di essere uno studioso di qualcosa. Allora mi sono messo a cercare le borse di studio e ne ho trovata una presso il CNR a Padova, esattamente sulla tematica della mia tesi di laurea. Ho applicato e ho vinto il posto, e lì ho visto questo mondo che prima mi era assolutamente sconosciuto. Nel frattempo l'azienda mi pressava e ho continuato a lavorare per l'azienda, però occupandomi sempre dell'ambito della ricerca e sviluppo. Poi infine si è creata la possibilità di un posto di dottorato, e quindi sono tornato dal mondo, diciamo, esterno, dal mondo dell'industria, all'interno del mondo accademico. Ormai sono 7 anni che sono qui, quindi diciamo questo però mi ha dato la possibilità di vedere entrambi i mondi. E quello che posso dire ai giovani, ai laureati o anche agli studenti, è che se hanno voglia di innovare, voglia di cambiare, voglia di migliorare qualcosa, e soprattutto se hanno delle idee che vogliono portare avanti, penso che l'accademia sia il posto migliore per farlo. Allora, siccome io studio il sonno, potrei andare molto a lungo e usarvi come elementi di studio, eviterò, ma accolgo 3 inviti e suggerimenti. Il primo era quello di parlare di noi e perché abbiamo deciso di fare i ricercatori. I ricercatori di solito non parlano volentieri di se stessi, perché altrimenti vanno a fare gli scrittori. Ma l'altro invito era quello di ascoltare. Ascoltare gli interlocutori, sapere chi abbiamo di fronte, e credo che questo si chiami in termini scientifici theory of mind, cioè mettersi nelle scarpe dell'interlocutore, cosa che manca completamente in Italia rispetto a qualsiasi posto del mondo. Noi non sappiamo mai metterci nelle scarpe degli altri. La theory of mind ha questo nome perché in Italia non sarebbe traducibile. E poi il terzo invito era di fare leva sulle emozioni per lasciare un ricordo. Cerco di sintetizzare tutto quanto dicendo che io ho deciso di studiare il sonno quando ero molto piccolo, perché ero un bambino rompiscatole e la mia mamma mi diceva di andare a dormire la sera. E io ho chiesto
e me lo ricordo molto bene per la prima volta, perché mamma? Perché devo andare a dormire? E la risposta iniziale fu il silenzio. Giorno dopo, è ora di andare a dormire. Perché mamma? È ora di andare a dormire. E non mi sembrò una risposta sufficiente questo che bisognava andare a dormire, basta. Andai dal maestro, erano elementari, e chiesi al maestro, ma perché bisogna andare a dormire la sera? E il maestro non capì, perché mi ha ritenuto un pazzo, ma ha fatto anche bene, onestamente. E poi sono andato da tutti quelli che ritenevo essere i più saggi, quando sei all'elementare di solito il più saggio è lo zio poliziotto, e neanche lo zio poliziotto poteva dare una risposta su perché devo andare a dormire. Allora mi è venuto in mente che forse poteva essere una cosa interessante. Mi piacevano le domande, mi piacevano i quiz, e questa la ricordo come la prima domanda alla quale non ho avuto una risposta soddisfacente. E ancora oggi non ho avuto ancora una risposta soddisfacente, sto cercando di fornirla io stesso, probabilmente non ce la farò, nel senso che è un argomento talmente misterioso che è difficile, veramente difficile, pensare a una possibile ipotesi sulla funzione del sonno, ma quella domanda perché me la faccio tra l'emisfero destro e l'emisfero sinistro ogni sera, e credo che sia una domanda alla quale dedicare una vita di scienza. Con questo accolgo l'ultimo suggerimento, che è quello di ascoltarvi, al quale aggiungo una cosa rispetto alla quale gli scienziati sono un po' malati: raccogliere i dati. Per cui chiederei una penna che ho visto prima, chiederei a Vincenzo di raccogliere le risposte dalla metà verso di noi, tu ti prendi anche il tavolo e la parete laterale, e di contare le risposte alle seguenti domande. Però non sta arrivando la penna, sono lenti di riflessi questi ricercatori qua di fianco. Allora, la domanda è: pensate a ieri sera, a quanto avete dormito ieri sera. È un sample casuale. Concentratevi un attimo, cercate di calcolare quante ore avete dormito. Chi ha dormito meno di 4 ore? Alzi la mano, e tua, devi contarla. Uno, giusto? 4, ecco. Usciamo dall'anonimato, per 6. Meno di 4, 6. Chi ha dormito tra 4 e 5 ore? Alzi la mano. Io ho contato 4 nella mia competenza, tu? 8, 9 in tutto o in questa competenza? In tutto. Beh, sei troppo veloce a contare. Chi ha dormito tra 5 e 6? Io conto la seconda metà, voi contate questa qua. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 15, no, 20, e di qua quanto avete contato? 9. Ecco, questa è la scienza, 9 e 15, a chi credo? Facciamo la media, io ho contato 20, sommo 12, quindi facciamo 32. Chi ha dormito tra 6 e 7 ore, alzi la mano. Allora, io 16 da questo lato o in tutto? Ok, più 21. Chi tra 7 e 8 alzi la mano? Wow. 22 più 9? Questo qua vince. E tutto quanto da qua. Abbiamo dei criteri diversi, io avevo detto da metà in qua, e quindi abbiamo un bias, però insomma, io qui ho contato, ripotete alzare la mano tra 7 e 8 per cortesia. Io ho contato 14 da questo lato, voi avete contato? Va bene, quindi 20. Chi ha dormito tra 8 e 9 ore, alzi la mano. Cinque. Chi ha dormito più di 9 ore? Nessuno. Bene, allora, i numeri sono meno di 4 ore, mi sembrava 3 persone, giusto? Tra 4 e 5, 9 persone, tra 5 e 6, 32, tra 6 e 7, 21, tra 7 e 8, 23, tra 8 e 9, 5.
Se questi dati sono affidabili e non lo sono, sapete in che parte della distribuzione siete. Vi abbiamo ascoltato e abbiamo fatto scienza. Io concluderei così il mio intervento e lascerei la parola al moderatore. Sì, solo per chiudere. Ora, volevo... Avevo un momento un ultimo giro che non si fa, che era quello lo rifareste. Allora, siccome non si fa, lo chiedo ai nostri due scrittori, se lo rifareste, di fare gli scrittori. Non si sente, adesso si sente, non è che mi reputo fortunato, io credo di aver avuto un colpo di culo colossale, quindi lo rifarei sì, dall'inizio alla fine, sapendo in anticipo come va a finire, sì, il problema è che non si sa in anticipo come va a finire, potrei uscire di qui dove sono stato invitato in virtù delle mie qualità di scrittore e ricevere un vaso di gerani in testa, però fino a ora non posso lamentarmi. Lo rifarei, credo che farò anche altre cose. Vorrei chiudere soltanto facendo una piccola critica al metodo scientifico appena esposto. Mancava la domanda finale: chi non si è ancora svegliato? Intanto, grazie a tutti i nostri ospiti e i nostri colleghi che hanno animato così, in maniera così divertente questo incontro. Adesso il prossimo appuntamento è la conversazione tra Paolo Ferragina e Einaudi, Giorgio Einaudi, che appunto... anche voi venite a questo tavolo? Sì, sì, bene. E voi andate lì. Grazie. C'è una fuga verso l'aperitivo. Ah, ecco, avviso chi si sta allontanando per andare all'aperitivo che non ci sarà finché non finisce l'incontro, per cui credo che sia un motivo abbastanza significativo per poter rimanere. Come ci sediamo? Ci mettiamo... accendiamo... Sì, è particolarmente difficile... Si è detto che per comunicare bisogna emozionare, qui ci vuole una dose di emozione particolarmente elevata. Bisogna comunicare un'emozione incredibile per poter far rimanere le persone. Allora, io credo che questo incontro con Giorgio Einaudi, aspettiamo che ci sia che il brusio svanisca. È un'occasione preziosa per ascoltare il punto di vista di una persona le cui esperienze e competenze sia scientifiche che istituzionali, già ricordate dal nostro rettore, su due temi che sono stati già menzionati nel corso di questo incontro e che sono il tema dell'internazionalizzazione e del trasferimento tecnologico sui quali Giorgio Einaudi ha investito circa, diciamo, gli ultimi 15 anni della sua vita, prima come addetto scientifico presso l'ambasciata italiana a Washington e poi come senior advisor del Ministero dell'Ambiente. Sicuramente sono dei temi non facili, perché è molto facile cadere nelle banalità, anche perché sono dei termini molto abusati e soprattutto a quest'ora, diciamo, diventa ancora più difficile per tenere desta l'attenzione. E quindi quello che vorrei chiedere a Giorgio è in un certo senso di disegnare una traiettoria che possa in un certo senso unire questi due temi e anche parlare del in un certo senso anche cogliere lo spunto per fare un po' di pubblicità del nostro accordo dell'MIT sul quale in un certo senso Giorgio ha dato una mano nella sua organizzazione, nella sua promozione, quindi come dal punto di vista e dalla posizione di osservatore quale ha avuto
di italiano in un'ambasciata italiana, ma all'estero, puoi dirci su questi temi, come li hai vissuti, anche perché l'interpretazione e la declinazione che i vari Atenei danno, sia di trasferimento tecnologico che di internazionalizzazione, è ben diversa e varia. Quindi ti lascio la parola così da andare subito al sodo. Da questa posizione è particolarmente importante. Ecco, funziona, sì. Grazie Paolo. Intanto grazie al Rettore, grazie a Paolo per l'invito. Essendo particolarmente affezionato all'Università di Pisa, perché ex docente ma studente anche a suo tempo. Intanto è dura. Io mi sono portato qualche cassa di Campari, perché con l'aperitivo ho detto magari attiro un po' più di persone, ma insomma dopo tutta la giornata mi sento particolarmente in imbarazzo a tenere svegli voi, soprattutto dopo che abbiamo l'esperto del sonno. Cerco di essere molto veloce, perché l'argomento ovviamente è un argomento su cui si potrebbe parlare per ore. Incomincio con la cosa che secondo me è l'ultima cosa che mi hai chiesto, e cioè l'accordo con MIT, che l'Università di Pisa ha stretto recentemente, e che viene intanto perché diciamo dall'attivismo dell'MIT in questo campo e dalle risposte estremamente positive che sono venute subito dall'Università di Pisa, dal Rettore e da Paolo, è un risultato di una riflessione che io ho fatto quando sono arrivato all'ambasciata. Io non ho mai messo piede in un'ambasciata nel 2001, ho fatto sempre ricerca scientifica molto negli Stati Uniti, ricerca assolutamente di base, e ho cominciato a guardare l'Italia e l'ambiente scientifico e tecnologico italiano dall'esterno e da un osservatorio particolarmente interessante, perché gli Stati Uniti obiettivamente sono stati precursori in molte delle iniziative che oggi sono vincenti. E l'impressione che uno ha subito guardando l'Italia è che manca una cosa, che poi è venuta fuori in varie occasioni nei discorsi di oggi, soprattutto quelli ultimi, e che cioè l'Italia, le organizzazioni italiane, hanno una difficoltà spaventosa a fare sistema. C'è una capacità individuale eccellente, ricercatori italiani che sono andati negli Stati Uniti, non solo negli Stati Uniti, io ho esperienza con quelli americani, e sono tanti. L'ultima volta che abbiamo fatto un tentativo di conto erano 15.000, ed era 4-5 anni fa, quindi mi immagino che siano cresciuti. Hanno un grandissimo successo perché individualmente sono persone che di grandissimo valore, con una preparazione sicuramente ottima, una motivazione che è superiore a quella di qualsiasi altro. Ma quando si cerca di far sistema in Italia c'è delle carenze, forse a causa dell'individualismo. Questo non è un buon motivo per non cercare di farlo, ma quando si parla di innovazione, di trasferimento tecnologico, di start-up, di collegamento fra università e mondo produttivo, bisogna far sistema. E la responsabilità della mancanza di sistema risiede in tutti, risiede nell'ambiente universitario, nella mentalità universitaria, ma altrettanto importante nella mentalità imprenditoriale delle aziende. Cioè è un qualcosa che non apprendiamo durante gli anni da studenti. E quindi abbiamo delle difficoltà, ma è essenziale poterlo fare. Perché dico questo? Perché se voi appunto avete, molti dei presenti sicuramente hanno avuto esperienze internazionali, per cui hanno avuto una diretta testimonianza di cosa vuol dire vivere in Silicon Valley o vivere a MIT. Che differenze ci sono? A livello scientifico, a livello di capacità individuali non c'è differenza, non abbiamo niente da invidiare. Però io ho seguito, avevo già un'esperienza passata, ma ho seguito il master in ingegneria industriale di mio figlio a Berkeley, e cavolo, non è stato un giorno in aula, ha passato il suo periodo di master nelle aziende e ha avuto a che fare con aziende, con il top management delle aziende, e ha imparato sul campo. E c'era una disponibilità da parte dei professori di questo contatto e da parte soprattutto del mondo imprenditoriale. Allora, ritorno a quello che è stato detto fin dall'inizio. La città di Pisa, la zona di Pisa, ha una potenzialità incredibile da questo punto di vista, perché la densità di alto livello
a Pisa tra le università, la scuola Sant'Anna e la scuola normale è unica in Italia, c'è bisogno di mettere in piedi un ecosistema in cui il mondo industriale, il mondo imprenditoriale, il mondo universitario si parlano, si guardano, si confrontano, si scambiano. Fare technology transfer non si insegna, si fa, e si fa proprio con quella diciamo operazioni che stava, di cui stava parlando il penultimo delle persone che hanno parlato, e cioè passando tempo allo stesso modo dentro l'università e dentro un'azienda. Senza quello è difficilissimo riuscire a farlo. Allora, la cosa con MIT, secondo me, è una splendida iniziativa che è stata già fatta dal Politecnico di Milano e il Politecnico di Torino nel passato. Io ho avuto l'esperienza di vedere e di seguire quello che ha fatto il Politecnico di Milano, e da quell'iniziativa sono nate una serie di start-up, e sono nate delle start-up che sono finanziate da investitori stranieri. Quindi evidentemente il Politecnico di Milano ha assorbito via questa collaborazione con MIT, che vuol dire fare scambio di persone, vuol dire far venire gente qui da MIT, non vuol dire soltanto mandare qualcuno a studiare all'MIT, questo sarebbe un gravissimo errore, ma piuttosto è una grande esperienza portare qui della gente che ha vissuto, che ha appreso e che si è educata ed è cresciuta in un ambiente in cui questo ecosistema esiste ed è tra i più produttivi al mondo. In questo senso, appunto osservando l'Italia dal di fuori e cercando di fare in modo che l'Italia si presenti all'estero come sistema, si incontrano delle difficoltà pazzesche. Quindi, per fare le cose rapide, quando ho finito di fare l'addetto scientifico, ho accettato l'invito dell'allora direttore generale del Ministero dell'Ambiente di cercare di aiutare l'innovazione in Italia nel grande campo delle energie pulite, del clean tech, come si chiama. E sto osservando che con una gran fatica ci sono dei risultati. È stato creato un network italiano di clean tech a cui aderiscono dalle grandissime aziende Eni, Enel, Magneti Marelli, Ansaldo, Falck, a quelle medie, Mossi Ghisolfi, Novamont, alle piccolissime start-up. E in un anno di lavoro che diciamo è essenzialmente stato speso nel cercare di dare visibilità a quello che si fa in Italia a investitori stranieri, sono state ottenute 6 o 7 storie di successo. Quello che si sta cercando di creare è un sistema in cui ci sono le grandi aziende, che devono esserci, perché senza grandi aziende un paese non va avanti, ma ci sono le piccole start-up in cui si valorizza l'innovazione. E la valorizzi dandogli visibilità, insegnando anche e cercando di dare un contributo didattico alla presentazione delle proprie cose. Io vi assicuro che negli anni negli Stati Uniti, in più di un'occasione, in queste manifestazioni italo-italiche, in cui si presenta l'innovazione italiana in vari campi, me ne sono uscito vergognando, perché la capacità di presentare quello che una persona sta facendo, quindi di comunicare quello che l'investitore vuol sapere, non quello che tu vuoi dire, ma quello che l'investitore vuol sapere per sapere se ti può finanziare o meno, ecco, questa capacità è bassissima in questo paese. Questo per l'esperienza che ho avuto. E c'è bisogno di imparare a farlo. E lo impari proprio se tu crei quell'ecosistema per cui tu hai un contatto continuo con il tuo interlocutore. Allora, quello che si diceva prima, o che veniva detto prima, di quanto è importante la comunicazione, quanto è importante che a tutti i livelli uno sia in grado di comunicare e di ascoltare, fa parte di questo ecosistema, come l'ho chiamato, che è una delle grandi specialità, delle grandi forze degli americani. Non è tanto la capacità individuale la grande forza, è questa organizzazione che nasce dal fatto che il 75% dei dottorati in fisica americani lavorano in un'azienda e fanno i fisici. Quanti sono i dottorati in fisica in Italia che fanno a fare i fisici in un'azienda e poi ritornano all'università? Quindi questa flessibilità è una questione di regole, di cui non è soltanto l'università che può intervenire,
ma il tentativo di aprirsi al mondo, non tanto mettendo in piedi contratti di collaborazioni soltanto con altri ricercatori che fanno esattamente le cose che fai tu, ma con un mondo che è effettivamente, da questo punto di vista, estremamente produttivo, trovo che è una iniziativa di grande livello. Non so se ho risposto alla domanda, io avrei un paio di cose ancora, ma non vorrei A supporto di quello, forse se spegne vi chiamo l'eco. Sì. A supporto di quello che dicevi tu, la settimana scorsa Andrea Bonaccorsi ha anticipato alcuni risultati dell'Ambur che verranno pubblicati tra un mese relativamente all'innovazione, e hanno fatto una graduatoria delle città italiane più innovative, e quello che verrà detto è che Pisa è la seconda in Italia e la prima è Milano, con una differenza di densità e di contesto industriale totalmente diverso, quindi dimostrando per l'ennesima volta quello che tu dicevi, cioè le potenzialità di questo territorio che non vengono assolutamente valorizzate innanzitutto dal punto di vista della comunicazione, perché penso che sia per chi ci vive e per chi frequenta quotidianamente i laboratori, anche per me che da poco ho intrapreso, diciamo così, questo impegno istituzionale, quando abbiamo fatto la prima call sui laboratori dell'università e sono arrivati circa 300 schede di laboratori con tutte le collaborazioni con le aziende in tutto il mondo, sono anch'io rimasto estremamente sorpreso. Lo ammetto, per la mia profonda ignoranza, però è stata una sorpresa, diciamo, di orgoglio per tutto quello che veniva prodotto e che molto spesso non viene riconosciuto. Secondo me una cosa interessantissima è stata che la settimana scorsa ci avevano invitato a un evento che chiamano, ora tutte queste parole abbastanza altisonanti, matchmaking tra università e aziende, e avevano chiesto all'Università di Pisa di presentare i suoi laboratori nell'ambito dell'ICT e ci avevano dato come slot 5 minuti. E allora a questo punto io agli organizzatori ho detto, ma devo presentare 40 laboratori. Ciascuno di questi laboratori ha diverse collaborazioni aziendali internazionali, come faccio a presentare 40 laboratori in 5 minuti? E sono, come si dice qui, straniti, nel senso che per loro è sembrata una cosa totalmente inaspettata il fatto che noi potessimo offrire, solo come Università di Pisa sto parlando, questa, diciamo così, offerta così variegata di tecnologia. Quindi c'è proprio non siamo forse stati in grado noi di comunicare questa ricchezza di offerta anche tecnologica, forse l'università è stata vista anche troppo distante, quando invece non lo è assolutamente. Ecco, assolutamente. Ora volevo dire due parole soltanto sulla questione della comunicazione, perché trovo che sia una cosa fondamentale. Ho già accennato al fatto che comunicare, diciamo, se tu sei una startup e vuoi comunicare a un investitore di cosa hai bisogno, negli Stati Uniti, in tutte queste grandi fiere, fora, eccetera, ti danno dai 3 ai 5 minuti, perché è più che sufficiente, in 3-5 minuti ne hai una sola, non 40, ecco, in 3-5 minuti di dire quello che l'investitore vuole sapere. Il problema è che cosa l'investitore vuol sapere. E questo è la forza, la fondamentale, sembra una sciocchezza, ma la fondamentale importanza del sistema. Cioè, o tu hai avuto a che fare con della gente che fa gli investitori, che fa questo mestiere, o hai un senso di come queste cose nascono e crescono, oppure vai a raccontargli il tuo prodotto tecnologico, cioè fai il ricercatore, no? Allora, io trovo che il grande errore dei ricercatori, non soltanto in Italia, ma un po' in generale, è quello che quando fanno comunicazione, ed è stato detto qui, non si rendono conto del proprio interlocutore. Se tu fai comunicazione a un investitore, devi dire certe cose. Se lo fai a un outreach pubblico, devi dire cose completamente diverse e... mi dispiace dirlo perché volevo prenderlo come esempio, ma non puoi parlare del palloncino perché il pubblico può non saperlo. Cioè devi avere un senso di quello che di qual è il messaggio e a chi questo messaggio va, e soprattutto, e mi piacerebbe adesso, se c'è un attimo di tempo prima dell'aperitivo, anche per prendere qualche domanda, farsi fare delle domande, capire anche, diciamo, direttamente come funziona. In questo senso io credo che, e questo non è un discorso che riguarda solo l'Università di Pisa, non riguarda nessuna singola università, uno dei grandi problemi che il mondo scientifico e tecnologico oggi ha è quello proprio di comunicare al mondo politico
da un lato, e al pubblico, dall'altro, quello che sono le prospettive delle ricerche. Mi spiego, se voi chiedete a me qual è la cosa più importante da fare, da finanziare nel mondo, io vi rispondo quello che sto facendo io. Ed è logico, ed è giusto che sia così, perché se io non credessi fortemente in quello che faccio, non sarei un bravo ricercatore. Quindi se tu mi chiedi chi finanziare, io ti rispondo, finanzia me. È ovvio, perché se no sto tradendo la mia missione. Ma se un politico ti chiede quali sono le prospettive delle nanotecnologie applicate alla medicina, lo dico perché abbiamo organizzato 3 o 4 simposi su questa cosa, in prospettiva, cioè tra 5 anni, 10 anni, 30 anni, il messaggio che il mondo scientifico dà non può venire da un singolo, deve essere organizzato, deve venire dal mondo scientifico globale, ma non italiano, americano, inglese, globale. Questo è uno dei grandi problemi della scienza moderna e della situazione dei rapporti fra politica, finanziamenti pubblici e privati e mondo scientifico e tecnologico. Ed è un'operazione di foresight, chiamiamolo così, che non esiste ben organizzata in nessuna parte del mondo e che, guarda caso, si sta cercando di organizzare in Italia, perché il CNR ha messo nel suo nuovo statuto proprio come uno dei suoi fini quello di fare foresight, e oggi il CNR ha un presidente che di queste cose sa di cosa sta parlando. Quindi si sta cercando di mettere in piedi un'operazione tra la CNR e l'Area Science Park di Trieste, che è un polo tecnologico, quindi ha a che fare con spin-off, start-up e mercato, per mandare al mondo politico da un lato e al pubblico dall'altra un messaggio sulle prospettive di certe grandi questioni che sono scientifiche e tecnologiche, ma che hanno dei grandi risvolti nelle scelte politiche. Capire il ruolo delle nuove tecnologie nella catena alimentare, piuttosto che nella medicina personalizzata, piuttosto che nell'accumulo di energia, per quello mi interessa molto il grafene, e così via, sono messaggi che hanno una grandissima importanza, perché i politici debbono, su che basi possono decidere come investire nei prossimi anni, se non sulla base di un messaggio che sia però un messaggio non egoistico ma oggettivo. E come si ottiene l'obiettività dal mondo scientifico? Facendo dei panels e non chiedendo ai singoli. C'è un articolo su Nature durante la campagna elettorale prima campagna elettorale di Obama, in cui Obama parla di scienza e dice esattamente questo: è ora di farla finita, poi non l'ho applicato tanto, ma è ora di farla finita con i consulenti singoli scientifici e tecnologici, perché non possono rappresentare, non per cattiva volontà, ma per motivi oggettivi, non rappresentano il messaggio che un politico ha bisogno di sentirsi dire. E lo stesso discorso è per il pubblico. Cioè, se oggi si pensa di mettere delle nanopalle dentro il packaging o dentro i cibi per monitorarli, l'accettazione del pubblico è fondamentale. Se tu non lo informi in maniera corretta, ci sarà un'opposizione, guarda il caso dei GMO, insomma, che se ne sentono dire di tutti i colori. Sulla questione, e qui finisco, della rete, io starei molto, molto cauto, perché io non so voi, ma se io vado a cercare qualcosa di cui so in rete, l'80% di quello che trovo è sbagliato, non è vero, o comunque è parziale. Allora, l'informazione al pubblico, scientifica e tecnologica, data attraverso la rete in maniera incompleta e non, accettata tutto sommato dagli scienziati, è di un pericolo terrificante. Siamo alle 7:10 di sera, posso nominare la parola nucleare, che in Italia è una parola che non si può nominare, ma quando c'è stato il dibattito sul referendum nucleare mi si rizzavano i capelli sulla testa, quando sentivo i pro e i contro, nel senso che non c'erano verità, non si dicevano le cose come erano. Quindi attenzione alla rete, perché attraverso la rete si è in grado di provocare una rivoluzione su falsi basi, no? E forse c'è stato anche qualche esempio ultimamente. E però il mondo scientifico deve fare la sua parte.
e quindi deve essere una responsabilità di ognuno dire, come è stato detto, sì, il mio scopo è fare ricerca, la mia ricerca è fondamentale, vado avanti con la mia ricerca, ma ho delle responsabilità di fronte al pubblico e di fronte alla politica, quando si devono fare delle scelte che vanno poi a inficiare o a influenzare i futuri 20-30 anni. Ma di nuovo, com'è che ottiene tutto questo? Facendo sistema, cioè il mondo scientifico deve su certi argomenti fare sistema, sia nei confronti della comunicazione, sia nei confronti dello sviluppo delle nuove tecnologie, dell'innovazione, in cui in Italia onestamente siamo veramente indietro, e questo basta guardare, basta guardare il livello degli investitori, dei venture capitalists. Io ho molta esperienza con i venture capitalists europei, americani, russi e israeliani nel clean tech, e poi vai a vedere chi sono i venture capital italiani. Non esistono. E se esistono, ce ne sono 5, 6, 7, ma mi voglio sbilanciare, diciamo fino a 10, anche se non è vero. Come fai a spiegare al mondo che non esiste un venture capital italiano il cui capitale non sia basato su donazioni di fondazioni bancarie? Non esiste uno. Alcune sono ufficiali, Banca Intesa, Atlante Ventures è Banca Intesa, ma tutti gli altri sono emanazioni di fondazioni bancarie. Non c'è denaro privato dentro il venture capital italiano. È difficile da spiegare al mondo, e soprattutto è difficile spiegare che esistono delle start-up, e c'è successo, che abbiamo portato negli Stati Uniti, sconosciute in Italia, trovate nella maniera più incredibile, e che hanno beccato finanziamenti dalla Dow Chemical piuttosto che dalla Sail Ventures, cioè dalle più grosse società di investimento, che ti chiedono: ma com'è che non li conosciamo? Perché nessuno in Italia fa niente per cercare di dare visibilità alle iniziative che nascono nelle spin-off, nei poli tecnologici, che nascono nelle situazioni più strampalate, no? Perché c'è gente che ci ha messo, io ho trovato uno che fa in Umbria motori elettrici, adesso vado rapidamente, motori elettrici che sono applicabili dalle Vespa ai camion, è una cosa che quando l'ha raccontata a Washington c'era questa gente con gli occhi sgranati. Come l'ha fatto? Ci ha messo 1,5 milioni di tasca sua. Era ricco, beato lui, però voglio dire, non esiste che costui fosse sconosciuto al sistema italiano. Quindi, però, quello che voglio dire, perché ti dico tutto questo? Perché se noi aspettiamo che nascano da Roma le iniziative, dalla politica le iniziative, per aiutare questo sistema, siamo morti. Quindi è il bottom up che funziona, e in questo senso le università, è giusto, e mi congratulo che la società di Pisa lo stia facendo, solo è dalle università, quindi dalla ricerca, dal mondo, diciamo, bottom, anche se in realtà non è bottom, ma rispetto alla politica, che possono nascere delle iniziative che poi agglomerano altre università italiane, straniere, e niente, a questo punto dimmi tu, ma se c'è qualcuno che fa domande, ben volentieri. Prego. Un risultato l'abbiamo ottenuto, perché ho controllato, non è che se ne siano andati in tanti, quindi l'aperitivo... Sì, allora facciamo anche le domande brevi, così almeno... Molto semplicemente, io ho tre brevetti esaminati negli Stati Uniti piuttosto seriamente, sono stati concessi, e sono stato richiesto di dare il mio, come dire, nulla osta per una commercializzazione negli Stati Uniti. Mi è arrivata una proposta di presentazione che in qualche modo mi ha sorpreso e mi ha lasciato molto molto perplesso, perché era talmente, come dire, avanzata che la dimensione della piccola impresa, che è rimasta purtroppo piccola, non me la sono sentita di dare questa iniziativa. Il messaggio che io voglio dire è che o in Italia si riesce a colloquiare con il sistema economico finanziario dei venture capital, che non ci sono, ma in qualche modo qualche cosa bisognerà trovare, con una capacità di
rendersi conto che le imprese italiane che nascono come spin-off e poi cedono questa prerogativa, se non riescono a fare questo salto di qualità di crescita, ragionevolmente implodono al punto tale di non riuscire nemmeno ad agganciare coloro che ti vengono a cercare dagli Stati Uniti. È un messaggio che io vi voglio lanciare alle vostre autorevoli posizioni, perché è una cosa di sofferenza. Qui fuori c'è un'apparecchiatura, siamo un diffrattometro trasportabile, che un'impresa, così un collega d'impresa, diciamo, è riuscito a valutare un giro d'affari che potrebbe essere di diverse centinaia di milioni l'anno. E poi, diciamo, mi trattengo dal dire alcune cose dal punto di vista della utilizzabilità di questo giro d'affari in Italia, ma preferisco dirvelo in separata sede se mi riuscirete a comunicare. Grazie. Grazie. Giorgio. Io sto combattendo con questa... Posso soltanto fare un commento, ha sottolineato un punto che ha una sicuramente importante, però attenzione che ci sarebbero varie cose da dire, ma attenzione perché la paura di crescere è un classico italiano, perché mancano forse le condizioni, manca quell'ecosistema di cui parlavo, però diciamo e mancano soprattutto alcune cose fondamentali. Se voi andate a vedere su 100 aziende che sono andate pubbliche, cioè hanno avuto successo, compresa Microsoft, negli Stati Uniti, quindi che sono quotate in borsa e che sono nate come spin-off o start-up, 92 sono fallite nei primi due anni, perché c'è il discorso del fallimento. Quello che stiamo cercando per esempio di fare con questo network è di creare un comitato di esperti che faccia un ranking di startup, ma non per fare una classifica e dargli un premio, cosa che di solito succede in Italia, no, ci sono tanti concorsi per le startup migliori, eccetera. Si dà il premio, poi arrivederci, buonasera, sono fatti tuoi. No, perché da un lato chi è bravo e chi ha, sarebbe il caso che fosse finanziato, e sarebbe il caso che per attirare investimenti dall'estero si pensasse a quello che la California fa da anni, cioè il fund matching. Se un investitore ci mette 100, lo Stato mette 100, con opportune ovviamente verifiche, ma voglio dire, questo è chiaro che attira l'investimento del privato, diciamo, che poi sia straniero o no, questo cambia poco. Ma c'è un altro discorso, che chi invece è B, C o D, evidentemente può avere qualche problema. Non è detto che perché la tecnologia di cui sta parlando non sia valida, ma perché magari il programma, il business plan non è ben focalizzato. Ci sono dei problemi che l'investitore vede e che ti dice, guarda, risolvili. E c'è anche chi parte e fallisce dopo due anni. E riparte il giorno dopo negli Stati Uniti. Allora, voi avete idea di cosa vuol dire fallire in Italia, di quanti anni ci vogliono di fallimento? Allora, queste sono cose che dovrebbero essere messe in piedi. Però detto questo, la paura di crescere è una cosa gravissima in un mondo, ripeto, molta esperienza nel clean tech, che è globale, in cui il mercato è globale, e se tu non cresci sei morto. E quindi devi crescere, devi essere internazionale. In questo senso l'internazionalizzazione è fondamentale. Esperienza ultradecennale appunto negli Stati Uniti, ci hai detto quali sono le differenze, la principale è il modo di condurre la ricerca più proiettata verso il far sistema da un lato, ancora più individuale da noi. Quindi non ti faccio questa domanda orizzontale, ma te la faccio in verticale. Docente dell'Università di Pisa, conosci molto bene questa realtà, hai la sensazione che stia cambiando qualcosa
che sia cambiato qualcosa nel modo di fare ricerca nel nostro paese e per la conoscenza che hai della nostra istituzione, se hai questa sensazione che stia cambiando qualcosa anche nel modo di fare ricerca, da vari punti di vista, l'apertura internazionale è un aspetto, l'approccio sistemico su cui noi peraltro stiamo molto insistendo, forse fa cambiare qualcosa. Ecco, sarei curioso di conoscere la tua opinione al riguardo. Ma dunque, premetto una cosa, che io sono un fisico e devo dire che non per valorizzare troppo la fisica, ma sono cresciuto a Pisa negli anni, fine anni 60, inizio anni 70, in un ambiente che era allora già estremamente internazionale. Cioè la fisica italiana, per motivi storici più svariati, ma ha una tradizione di internazionalità che non ha nessun'altra materia. Quindi da questo punto di vista la fisica, le cose non potevano migliorare più di tanto da un punto di vista di internazionalizzazione. Io devo dire che da un punto di vista della mentalità, sicuramente il fatto che ci sia sempre più gente che se ne va all'estero e aiuta a riportare in Italia una mentalità, perché la mentalità si apprendono, se le cresce, non è che se è qualcosa che si glielo dice allora uno lo fa, ha bisogno di... Quindi da questo punto di vista direi che questo è un ottimo punto. Se posso fare una critica, che non è l'Università di Pisa, perché ripeto, l'Università di Pisa è un'università che ha una visibilità internazionale assoluta, e questo lo capisci quando stai all'estero. Dove vieni? Pisa? Ah, Pisa, sì. Cioè, non c'è campo in cui... Voglio fare due brevi considerazioni. Alla fine degli anni, io stavo alla scuola normale, alla fine degli anni 70, inizio degli anni 80, prima che venissero fuori i dottorati, e... Io personalmente ho mandato due studenti, 22enni, appena laureati, a fare i postdoc all'estero, perché il livello di una laurea all'Università di Pisa, in fisica, ma in molti altri campi, direi che possiamo, di tutte le materie scientifiche e tecnologiche, sinceramente non, in questo discorso ho dei problemi a mettere le materie umanistiche, socio-umanistiche, perché non ho esperienza io personale, era elevatissima. Quindi questi partivano e magari pigliavano il perfezionamento normale e facevano il postdoc all'estero, in un'università tipo l'Università della California, non in un'università di secondo piano. Ecco, questo oggi non avviene più, perché purtroppo il livello medio non lo so, ma il livello di eccellenza dei nostri studenti è calato. Se oggi si facessero gli esami, io sono 10 anni che non faccio esami, ma se 10 anni fa avessi fatto esami a fisica, come Radicati ha fatto l'esame di fisica teorica a me, ti assicuro che li boccio tutti. Non c'è uno che apre bocca, perché c'era un modo diverso di... Ed è che è stato una conseguenza di una serie di errori, secondo me, e cioè di fare 100 università tutte uguali. La California, che ha il nostro PIL, anzi ne ha di più, ha 15 università di ricerca. Poi c'è 100, 200, 300, migliaia di università, State College, State, California State, eccetera, ma a 15 università di ricerca, di cui 10 pubbliche e 5 private. Esistono 15 dottorati di ricerca in fisica in tutta la California, ne esistevano fino all'altro giorno 7 solo in Toscana, poi adesso ne abbiamo diminuiti 2, facciamo sui 5, ma voglio dire, c'è qualcosa che non funziona in tutto ciò. Quindi questo ha portato a livellare e quindi a perdere. E questo è un dato di fatto preoccupante, no? Quindi non è una cosa positiva. Abbiamo copiato un pochino troppo da cose estere. Io devo dire, non ho esperienza diretta, mi piacerebbe sapere da voi qual è stato l'effetto dell'AMVUR e di tutta questa operazione di valutazione universitaria, che è fatta ex post e che nel mondo viene fatta ex ante, cioè io becco il finanziamento perché ho una peer review distribution di quattrini che funziona, si può discutere su come è fatto il peer review, e chi non ha il finanziamento quella ricerca non la fa. Questo è, cioè, tu sei un dipendente NASA, un dipendente federale americano, o hai un finanziamento che giustifica il tuo stipendio,
o fai quello che dice il capo del laboratorio, cioè non fai la ricerca. Allora, i discorsi sulla libertà di ricerca, libertà di didattica, non è certamente il momento di aprirlo, ma secondo me sono argomenti su cui bisognerebbe stare molto attenti in questo paese. Non dico all'Università di Pisa in particolare, ma in tutto questo l'Università di Pisa, che è una delle leaders da un punto di vista di eccellenza, forse dovrebbe prendere con altri la leadership nel tentare di riorganizzare un attimo un sistema universitario che è penalizzante per gli studenti alla fine, ed è penalizzante anche per quel sistema, perché l'ecosistema di cui parlavo non c'è da tutte le parti negli Stati Uniti, però è stato creato. Faccio l'esempio di Georgia Tech. Georgia Tech oggi in alcuni campi è una delle università migliori, dove le aziende vanno sul campus perché trovano, diciamo, quel sistema di cui parlavo efficiente. Georgia Tech è nata con Carter alla fine degli anni 70. Carter, presidente, ha messo i soldi in Georgia Tech. Non esisteva quasi. In 30 anni è diventata una delle università competitive perché è riuscita a creare. Ma non è che non può creare 2000. In un paese come l'Italia dovrebbe essercene, adesso non mi sbilancio nei numeri, ma insomma un numero che non è certamente superiore a quello. E in California c'è Silicon Valley, San Diego e Los Angeles. Il resto ci sono università, ma non esiste questo sistema, diciamo, virtuoso in cui il giovane è aiutato proprio dal sistema a trovare la sua strada, vede le varie possibilità, va nell'azienda, torna all'università, va su e giù, fa technology transfer, fa innovazione. Quindi in questo senso, per rispondere alla domanda, rispetto agli anni 70, la cosa che secondo me è più deteriore, che è peggiorata, è questo proliferare di università che non possono essere, cioè la Toscana dovrebbe averne una, obiettivamente, di polo. Dopodiché puoi avere il campus a Firenze, il campus a Siena, il campus a Lucca, ovunque, ma non ha la forza di attirare, diciamo, da solo un sistema che è un sistema che ha bisogno di... questo non so se ho soddisfatto la risposta. Certamente il fatto che si faccia valutazioni è positivo, però non so quanto le valutazioni ex post possono portare poi a... Il fatto che, cioè, mia moglie è ancora all'università e che mi dice, no, io sai, sono mal... boccia troppo, bisogna passare al 70% di studenti, cioè ci sono tutta una serie di regole che nascono da delle regole imposte dalla politica, che non aiutano certamente i migliori. E secondo me forse il livello medio si è alzato, ma l'aiuto che veniva dato ai bravi negli anni, a fine degli anni 60, era migliore secondo me di quello che viene dato oggi, perché uno è, questo è vero dalle elementari alle scuole medie, tutta la catena educativa, uno veramente in gambe bravo si sente solo. Uno veramente bravo negli Stati Uniti trova competizione. Io ripeto, ho visto mio figlio che è stato negli Stati Uniti, che non ha voglia di studiare, posso assicurarlo. E ha fatto 4 anni UCLA e in un anno il master, che di solito biennale, a Berkeley, perché ha trovato i cinesini. Lui odiava questi cinesini, non li poteva vedere, perché questi studiavano 18 ore al giorno, non facevano altro studiare. È che io sono più scemo di loro. Cioè, questo fa parte di quel sistema di cui parlavo prima. Vabbè, ringraziamo Giorgio Naudi. No, grazie a voi. E ringrazio tutti i presenti per aver aspettato fino a quest'ora. Grazie mille. Grazie. Ci vediamo domani con la seconda giornata degli Open Day. Grazie di nuovo. Pazzesco. Da questo lato è praticamente impossibile.